Salve a tutte e a tutti. Vi chiedo per favore, care amiche ed amici, di seguire bene i passaggi logici dell'argomentazione che ora vi presentiamo. Questi passaggi logici sono la strada per arrivare a togliere la maschera al mostro di Firenze. Considerare tutti i fatti disponibili e usare la logica a partire da questi fatti. Questa è l'unica via possibile per arrivare alla soluzione dell'enigma del mostro di Firenze. Risolvere l'enigma del mostro di Firenze è quello che faremo insieme a partire da questo video, cari amiche ed amici, ed è quello che possiamo fare solo noi, non il cosiddetto mondo della mostrologia, impossibilitato a guardare la realtà dei fatti che pure sta di fronte ai nostri occhi, perché questa realtà manda in frantumi castelli in aria, costruiti in anni di vane speculazioni. Non le procure, sia perché devono procedere secondo procedura, sia perché condizionate dal dover tenere in conto dell'esistenza di una sentenza definitiva che è riuscita a cogliere solo una parte marginale della verità e che per certi altri aspetti è invece manifestamente errata. I fondamentali fatti da cui, come sempre, partiamo sono gli eventi, o meglio, la sequenza di eventi dell'estate del 1982. È da qui che deve partire ogni ricostruzione della vicenda del mostro. Ed è subito qui, in questo imprescindibile punto di partenza, il bivio fondamentale. O si imbocca la strada giusta o quella sbagliata. E una volta imboccata la strada sbagliata, non è più possibile correggersi in questa storia. O si torna indietro, cioè si ricomincia da capo e si prende la strada giusta, o si è impossibilitati a comprendere questa vicenda. L'aggressione di Baccagliano fu l'unico vero errore di valutazione, o meglio di sottovalutazione, commesso dal mostro negli anni della sua attività. Un errore di sottovalutazione dei rischi insiti nell'attaccare in un luogo così scoperto come la via di Virginia Nuova. Anche se le sue spalle erano ben coperte ed egli non temeva il passaggio casuale di pattuglie delle forze dell'ordine, però temeva che qualcuno estraneo all'aggressione potesse vedere qualcosa che non doveva essere visto da un estraneo. Per questo motivo parlo di sottovalutazione dei rischi dell'attacco in luogo così scoperto. In un luogo come quello con la via di Virginia Nuova, i rischi di essere avvistato da qualcuno estraneo all'aggressione erano significativi. Tuttavia, questi rischi il mostro 1, il vero mostro di Firenze, accettò di correrli in quell'estate del 1982, pur di trovare il bersaglio unico previsto dal copione del personaggio che si era fatto entrare in scena un anno prima alla Rovereta. Un bersaglio che, per la prima volta dal 1974, era diventato, in quell'inizio estate 82, era diventato raro da trovare nei dintorni di Firenze, causa esplosione del fenomeno noto come mostrofobia. Un errore di sottovalutazione che al mostro non fu fatto pagare come si sarebbe dovuto e potuto. Non fosse stato che qualcuno che doveva per incarico istituzionale prendere l'assassino, mentre questi era ancora in attività, era parallelamente fra coloro che dovevano proteggerlo, questo assassino. Cerchiamo allora di farglielo pagare noi questo errore di sottovalutazione a questo autentico mostro, anche se in imperdonabile ritardo, ma cos'altro possiamo fare? Immaginiamo, nel ragionamento che ora faremo, di avere a disposizione un software interattivo. Nell'esporre l'argomentazione faremo ricorso a questo software, virtuale ovviamente, ogni qualvolta dovremo dimostrare una nostra affermazione o conclusione importante. Aprendo un riquadro o finestra o scheda specifica, come si fa nei programmi interattivi appunto, nella quale sarà contenuta la dimostrazione o almeno la fonte di questa affermazione o conclusione, vedremo che una conclusione tira l'altra e tutti i conti finalmente tornano. Iniziamo. Lo statement su cui si regge tutto, la strada giusta da imboccare al bivio iniziale, pena impossibilità di comprendere questa vicenda del mostro, come abbiamo detto prima, è sempre una sola, quella che abbiamo tante volte trattato in questa nostra serie. I reperti balistici, in particolare i bossoli ritrovati nel fascicolo processuale Melesigna, presso il Tribunale di Firenze, nel luglio del 1982, come noto, non erano quelli esaminati da Zuntini nel 68, ma ci sono stati mesi successivamente, nel fascicolo del processo Mele. Data l'importanza di questa affermazione, che è basilare, no? È la via giusta da imboccare, dobbiamo aprire subito una finestra col nostro programma interattivo.
La scheda che ora apriamo parla del depistaggio del 1982. Vediamo. L'apertura della pista sarda nell'estate del 1982 fu un depistaggio. Un depistaggio realizzato con la tecnica tipica da servizio segreto con la tecnica appunto tipica da servizio segreto del false flag o falso segnale. L'articolata argomentazione con cui nei nostri video abbiamo provato che nell'estate del 1982, al fine di aprire la falsa pista investigativa cosiddetta sarda, sono stati immessi nel fascicolo processuale Melesigna, conservato da una decina d'anni presso il Tribunale di Firenze nel 1982, appunto, reperti balistici esplosi dalla pistola del mostro di Firenze, che prima non erano in quel fascicolo, costituisce il cuore dell'esposto a firma di Valeria Vecchione, del sottoscritto, depositato a dicembre scorso presso la competente Procura della Repubblica. Il punto centrale di questa argomentazione sta nel fatto che, nonostante fosse assolutamente necessaria, stanti le anomale condizioni del ritrovamento di questi reperti balistici nel fascicolo processuale Melesigna nel luglio del 1982, 14 anni dopo i fatti di Castelletti e 9 anni dopo la sentenza definitiva a carico dello Stefano Mele. Nonostante questo, nessuna verifica dell'effettiva provenienza di tali reperti è stata mai formalizzata in atti e quindi non risulta mai essere stata fatta. E quando si va a leggere la perizia balistica di Zuntini del 68, stranamente non corredata da alcun rilievo fotografico, nonostante si trattasse di un caso di duplice omicidio eseguito con arma da fuoco che non si era trovata, emerge una descrizione nel fondello dei bossoli repertati a Castelletti di Signa, irriconciliabilmente diversa da quella che hanno fatto tutti i periti, nessuno escluso, quindi anche lo stesso Zuntini nel 74, 6 anni dopo, che hanno esaminato bossoli sicuramente esplosi dall'arma del mostro di Firenze. Avverso questo dato di fatto, non tesi, è un dato di fatto, abbiamo registrato sostanzialmente solo due argomentazioni. L'argomentazione di Enrico Manieri, da scartare. Impossibile che Zuntini nel 68, avendo visto il graffio a ore 21, sempre presente e visibile a occhio nudo sul fondello dei bossoli esplosi dall'arma del mostro di Firenze, non lo abbia descritto. Tanto più che nel 74 lo stesso Zuntini quel segno lo descrive e lo disegna. L'altra argomentazione, di fonte assai più istituzionale rispetto a Manieri, che per motivi di riservatezza non posso citare, è parimenti da scartare. Questa argomentazione si basa sulla presenza nella maggior parte dei bossoli repertati dal 68 al 1985, quindi non in tutti i bossoli repertati dal 68 all'85, di un rigonfiamento in posizione opposta al segno del percussore sulla parte cilindrica del bossolo. A parte il fatto che detta caratteristica non è neppure presente in tutti i reperti balistici esplosi dall'arma del mostro, come abbiamo detto, ciò che rileva è che questo rigonfiamento è troppo comune in armi della stessa classe di quella o dell'arma o delle armi utilizzate tra il 68 e il 1985 per uccidere coppie appartate. Si riscontra questo rigonfiamento diffusamente in armi leggere semiautomatiche della classe di quella utilizzata dal mostro, che non siano nuove o molto ben mantenute. E dipende anche dal tipo di cartuccia usata. Pertanto, questo rigonfiamento, in mancanza dell'arma che ha esploso i bossoli, non è sufficiente ad individuare una singola arma, ma al più una classe d'arma, non, al limite con un certo stato di logoramento. Non c'è niente da fare, cari amiche ed amici. Inutile cercare di arrampicarsi sugli specchi. Sono i segni sul fondello dei bossoli esplosi, che in mancanza dell'arma che li ha esplosi, sono le vere impronte digitali di quell'arma. La verità che sta di fronte a tutti, ma che molti si coprono gli occhi per non vedere, è una. Non ci sono tante le verità. La verità è una, come sempre. Non è mai stata fatta un'analisi peritale specifica, volta a comparare i segni lasciati sui bossoli esplosi dall'arma del mostro e la descrizione che fa Zuntini nel 68 del fondello dei bossoli repertati a Castelletti di Signa, nonostante la totale mancanza di documentazione idonea a comprovare la provenienza di questi reperti balistici rinvenuti nel 1982 nel fascicolo del processo Mele. E quando si prova a fare questa comparazione, semplicemente casca l'asino. I segni sul fondello dei bossoli, sicuramente esplosi dall'arma del mostro,
non collimano con quelli sul fondello dei bossoli esaminati nel 68 da Zuntini. Quindi i bossoli, esplosi dall'arma del mostro, ritrovati nel fascicolo Mele nel luglio del 1982, non erano quelli che Zuntini aveva esaminato nel 68, ma ci sono stati messi in quel fascicolo. È semplicemente uno scandalo che, più spesso per dabbenaggine, ma in non pochi casi per disonestà intellettuale, ancora oggi ci si rifiuti di prendere atto di questa inoppugnabile realtà. Faccio un accorato appello quindi ai familiari delle vittime del mostro che fossero ancora interessati a ristabilire un minimo di verità in questa tragica vicenda e ai legali che li assistono. Si facciano sentire con ogni mezzo. Come si può ancora oggi affermare che sia provato e quindi oggettivo che l'arma del mostro di Firenze sia quella che nel 68 e 85 ha ucciso 8 coppie appartate, 16 vittime, nella campagna fiorentina? Quando l'unica prova di questa affermazione, cioè i bossoli, le ogive esplosi dall'arma del mostro di Firenze, ritrovati nel luglio del 1982 nel tribunale del capoluogo toscano, è pura sabbia. Perché i bossoli che nel 1982 erano nel fascicolo del processo Mele non sono quelli che Zuntini ha esaminato nel 68. Sappiate, cari familiari delle vittime del mostro, che qualora finalmente si volesse prendere atto di questa addirittura scontata conclusione, che noi in questo canale abbiamo ampiamente dimostrato, allora cambia il mondo. Perché l'immissione o la sostituzione di reperti balistici nel fascicolo del processo Mele poté, come ora ribadiremo, essere fatta solo con l'intervento e la complicità di alcune persone. Solo con l'intervento di alcune persone, due in particolare, di cui ora, ancora una volta, faremo nome e cognome. E siccome ciò che è stato immesso nel fascicolo del processo Mele sono reperti balistici esplosi dall'arma del mostro, questo cruciale risultato apre la strada che porta al mostro di Firenze. Pensava come noi Silvia Della Monica, dopo il 20 luglio del 1982. Cioè dopo il ritrovamento del corpo di reato nel fascicolo processuale Melesigna. Solo che lei riteneva erroneamente, depistata involontariamente dal collega Tricomi, a sua volta depistato questo caso volontariamente, da Olinto dell'amico e dal subordinato dell'amico Francesco Fiori, che la pista sarda fosse stata aperta dallo sconosciuto autore di una lettera anonima su Signa. Ora abbiamo finalmente una verità storica, se non giudiziale, per le vittime innocenti di questo assassino, dopo 40 anni di buio assoluto e spiegazioni inverosimili. Chiudiamo questa nostra prima scheda e riprendiamo il nostro ragionamento. Quando, dunque, questi reperti balistici esplosi dell'arma del mostro di Firenze furono immessi nel fascicolo del processo Mele? Certamente dopo il 68. E prima del 17 luglio del 1982. Ma ci rendiamo ben conto che questo arco temporale è troppo esteso e non ci dice molto. Quindi iniziamo a restringere questo arco temporale dicendo che l'immissione dei reperti balistici esplosi dall'arma del mostro avvenne con ogni probabilità tra il 1974 e il 17 luglio del 1982, cioè nel tempo in cui il fascicolo Mele era conservato presso il Tribunale di Firenze. E verosimilmente tra il 19 giugno e il 17 luglio del 1982. E se devo restringere ancora il periodo, dico nella prima quindicina di luglio del 1982. Quindi, dopo l'aggressione di Baccaiano e i casini in cui incappò il mostro quella notte tra il 19 e il 20 giugno del 1982, ma anche dopo. 1. Le dichiarazioni del 22 giugno, purtroppo non veritiere, di Silvia Della Monica circa le rivelazioni fatte in punto di morte dal Paolo Mainardi, l'unica vittima del mostro sopravvissuta, anche se in realtà per non molto più di un'ora, e dichiarazioni che furono pubblicate su tutti i giornali il successivo 23 giugno. 2. La pubblicazione sulla Nazione del 30 giugno dell'identikit di Calenzano e della descrizione dell'automobile vista dai coniugi Tozzini e Parisi, Ponticello di Travalle. Quindi in occasione del duplice omicidio Valli Cambi dell'ottobre 81. E 3. La richiesta della procura a Borgognissanti del 3 luglio
di indagare su tutti i casi analoghi ai delitti del mostro avvenuti sia in Italia che all'estero, in questo secondo caso con l'interessamento dell'Interpol. Queste circostanze oggettive ci aiutano a capire la reale motivazione del depistaggio. Quindi apriamo di nuovo una finestra con il nostro programma interattivo. La scheda che abbiamo aperto risponde alla domanda: perché fu fatto il depistaggio dell'apertura della pista sarda proprio nel luglio del 1982? Non può essere un caso che si sia aperta la pista sarda, circostanza assolutamente straordinaria nell'economia dell'indagine sul mostro di Firenze, dopo i fatti altrettanto straordinari accaduti a Baccaiano e nei giorni immediatamente seguenti a questa aggressione. Non sottovalutate, amiche ed amici, la circostanza che non era mai accaduta prima e che mai più accadrà, di una vittima rimasta in vita dopo l'assassino, dopo che l'assassino o gli assassini avevano abbandonato la scena del crimine. Una vittima con la quale c'era stata interazione perché l'aggressore armato di calibro 22 non riuscì subito ad eliminarla e alla quale si avvicinarono ben quattro testimoni quando questa vittima non aveva ancora ricevuto il colpo di grazia. Colpo di grazia che se non la uccise subito, oggi sappiamo che gli impedì però definitivamente di pronunciare più una parola, ma il mostro non poteva essere certo di questo. Ricordatevi che la posta in gioco era altissima. Se il mostro fosse stato scoperto, le conseguenze avrebbero potuto essere enormi, perché il mostro non era né un pastore, né un contadino, e neppure un medico o un avvocato. Il mostro era ben altro. Quindi ciò che avvenne a Baccaiano e nei giorni successivi l'aggressione lungo la via di Virginio Nuova, tra cui la conferma da parte della PM incaricata che il patatrac era stato combinato, perché il Paolo Mainardi aveva parlato prima di morire, generò incertezza e timore, come mai prima di quel momento erano stati sperimentati dal mostro e da coloro che dovevano coprirgli le spalle. Si pensi ad esempio all'inusitata richiesta della Procura di acquisire tutti i casi analoghi ai duplici delitti del mostro di Firenze, avvalendosi anche dell'Interpol, quindi anche quelli commessi all'estero. Nel post-baccaiano, ogni mossa fuori dall'ordinario, come questa della Procura, sollevava evidentemente preoccupazioni e interrogativi. Poiché questo avveniva proprio dopo i casini di Baccaiano, forse dopo le rivelazioni fatte dal Mainardi prima di spirare. Questi fatti hanno causato, purtroppo temporaneamente, la perdita della sicurezza dell'impunità, cioè della piena copertura che doveva in ogni caso essere assicurata all'assassino delle coppie, per via del mestiere che questi faceva. Si doveva pertanto al più presto sapere se dopo i casini di Baccaiano per la Procura. Scusate, si doveva pertanto al più presto sapere se dopo i casini di Baccaiano, per la procura che sino a quel momento aveva brancolato nel buio più fitto, si fossero aperti spiragli di luce. Questo non doveva in alcun modo accadere, perché, ribadisco, la posta in gioco era troppo alta, in ragione di chi era, cioè di quale mestiere faceva, il vero mostro di Firenze, quello che noi abbiamo chiamato Mostro 1. Per sapere quali carte avesse eventualmente in mano la procura dopo le difficoltà e gli errori di Baccaiano, si piazzò la trappola, il falso segnale, lungo il corso dell'indagine sull'assassino delle coppie. Fu un po' come quando si dice vedo al gioco del poker perché si sospetta che il giocatore avversario stia bluffando. Questo fu il vero motivo del depistaggio della pista sarda nell'estate del 1982. Non fu dunque il motivo classico di un'azione di depistaggio, cioè fare in modo che gli inquirenti abbandonassero una pista investigativa che avrebbe potuto produrre risultati per fargli imboccare una pista sbagliata. Il mostro e chi doveva coprirlo non sapevano se dopo Baccaiano gli inquirenti avessero o meno imboccato una pista di questo tipo. È per saperlo il prima possibile e quindi prendere le eventuali contromisure. Ad esempio, esfiltrazione di Mostro 1, come si è fatto in Belgio per i probabili responsabili delle stragi ai supermercati del Brabante Vallone. È per questo motivo che è stato montato il depistaggio della pista sarda. Bene, chiudiamo la scheda e proseguiamo. Conseguono, da quanto sin qui argomentato, stringenti considerazioni logiche che ci conducono al vero mostro di Firenze. Vediamole dunque. Queste considerazioni logiche. I presupposti da cui partiamo
sono i seguenti. Primo presupposto, l'apertura della falsa pista investigativa sarda, un classico falso segnale piazzato lungo il regolare corso dell'indagine sul mostro nel luglio del 1982, poté essere fatta in condizioni di relativa sicurezza, cioè senza commettere errori immediatamente riscontrabili dagli inquirenti e aggirando senza particolari problemi il vaglio di un perito balistico realmente indipendente e della procura, cioè dei magistrati incaricati dell'indagine sul mostro nel luglio del 1982, solo per l'intervento di alcuni pochissimi uomini, senza la copertura e complicità dei quali nessuno al mondo si sarebbe potuto anche solo azzardare a immettere nel fascicolo mele reperti balistici esplosi dalla pistola del mostro, che proprio perché esplosi dall'arma di questo assassino seriale sarebbero stati un'indubitabile prova del collegamento fra gli omicidi delle coppie e l'autore o gli autori di una simile manipolazione. E in fin dei conti fu proprio per questo motivo, lo ribadiamo, che Silvia Della Monica, come lei stessa ha scritto il 20 agosto del 1982, una volta appreso da Tricomi cosa si era trovato nel fascicolo mele grazie ad un'inesistente lettera anonima su Signa, aveva iniziato a chiedere insistentemente a Borgogni Santi questa lettera anonima che invece oggi sappiamo non essere mai arrivata. Il misterioso estensore di quello scritto anonimo è a conoscenza dell'identità dell'assassino, scrive la PM il 20 agosto, sino a quando, visto il silenzio di Borgogni Santi, appunto il 20 agosto, la PM si decise a inoltrare richiesta formale a quel comando, che di fatto a questa precisa richiesta di Silvia Della Monica non rispose mai. E certo Borgogni Santi non rispose alle precise richieste della PM con la sua lettera del 24 agosto, nonostante i tanto sbandierati da qualche mostrologo dotato di poco acume, numeri di protocollo ivi riportati. Stiamo parlando della lettera con cui tutti gli anonimi giunti nel post Baccagliano, dopo essere stati preventivamente esaminati, furono rimandati da Borgogni Santi in procura per l'archiviazione del fascicolo del PM, con annotazione della loro inutilità ai fini investigativi e senza menzione alcuna di queste segnalazioni, anche solo in quanto causa di un eventuale equivoco del quale fosse rimasta vittima la Della Monica nell'interlocuzione con il giudice istruttore Tricomi. Chi ha sguinzagliato il giudice istruttore sulle tracce del fascicolo del processo Mele sapeva esattamente cosa si sarebbe trovato in quel fascicolo ed è il regista dell'operazione False Flag del luglio del 1982. Secondo presupposto. Gli uomini che determinarono e consentirono l'apertura della falsa pista investigativa sarda non poterono che essere l'allora capo del nucleo investigativo di Borgogni Santi, tenente colonnello Olinto dell'Amico, e il perito balistico incaricato di fare il primo esame sui reperti ritrovati a Firenze nel luglio del 1982, il colonnello Ignazio Spampinato. Qui apriamo di nuovo una scheda, perché questa affermazione è evidentemente molto rilevante. Cosa dice questa scheda? Abbiamo ampiamente argomentato il perché il dell'Amico e lo Spampinato siano i due ufficiali dei carabinieri, il primo dell'esercito, arma d'artiglieria, il secondo, senza la cooperazione attiva e la copertura dei quali non sarebbe stato possibile aprire la pista sarda nel luglio del 1982. Anche questa cruciale argomentazione è confluita nell'esposto a firma di Valeria Vecchione e del sottoscritto, depositato presso la competente Procura della Repubblica. In sintesi, non si trattava solo di immettere reperti balistici esplosi dell'arma del mostro di Firenze, quadrando il più possibile con la documentazione nel fascicolo Mele, più correttamente, quadrando il più possibile con la documentazione del fascicolo Mele che non si sarebbe potuto eliminare senza destare subito sospetti. Ma si trattava anche e soprattutto di passare indenni dal vaglio del perito balistico indipendente e della procura, cioè dei magistrati inquirenti che nel 1982 erano incaricati del caso del mostro. Solo dell'Amico, cioè colui che aveva in mano la funzione di polizia giudiziaria sul caso del mostro, che aveva indagato anche su Signa 14 anni prima e che conosceva molto bene i magistrati incaricati delle indagini sul mostro, su tutti i giudici istruttori Vincenzo Tricomi, avrebbe potuto con la complicità del perito balistico incaricato di esaminare i reperti miracolosamente ritrovati nel fascicolo Mele a Firenze, non a caso, come ora vi diremo, il colonnello Ignazio Spampinato, solo il dell'Amico con la complicità di Spampinato avrebbe potuto ottenere senza tema di essere scoperto il risultato che si è ottenuto,
nel luglio del 1982, e cioè di deviare il corso dell'indagine sul mostro su un gruppetto di individui, in qualche modo coinvolti in un duplice omicidio commesso ai danni di una coppia appartata in auto, con armi e ammunizionamento analoghi a quelli che utilizzava il mostro e arma che non si era mai ritrovata, ma i cui moventi erano del tutto estranei alla vicenda del mostro di Firenze. Solo dell'amico poteva gestire, minimizzando i rischi di essere scoperti, i rapporti con i magistrati incaricati delle indagini sul mostro nel 1982. Si scelse di interloquire, ricordo, nei giorni dell'apertura della pista sarda, col solo conosciutissimo e controllabilissimo dell'amico e dal Mannucci Benincasa, giudice istruttore Tricomi. E solo dell'amico e il suo vero capo Mannucci Benincasa potevano con facilità far nominare un certo perito balistico. Un perito balistico amico, cui far esaminare i reperti rinvenuti nel fascicolo mele, evitando di far emergere talune discrasie, inevitabili discrasie, che non solo avrebbero compromesso l'apertura della pista sarda, ma che avrebbero potuto far accendere un pericolosissimo faro sul mostro e su chi aveva l'incarico di parargli il culo, come si suol dire. Ok? Questo dice la scheda. Quindi passiamo, quindi il secondo presupposto, abbiamo detto, è che per fare quello che si è fatto nell'82, luglio 82, servivano o l'into dell'amico e il perito, Ignazio Spampinato. Terzo presupposto, questi due ufficiali dell'amico e Spampinato erano uomini legatissimi al colonnello Federico Mannucci Benincasa, ventennale capocentro SID Sismi di Firenze, cui faceva capo quantomeno la parte italiana della cellula Stay Behind, livello guerra non ortodossa, basata in provincia di Firenze, tra il 1974 e il 1985, la più importante e attiva unità di guerra non ortodossa e psicologica fra tutte quelle schierate in Italia, la cui attività presenta un'impressionante sovrapposizione temporale, lunga pausa post-1974 inclusa, con quella del cosiddetto mostro di Firenze. Apriamo ancora a questo punto una scheda del nostro software interattivo. Vediamo che dice. La scheda che abbiamo aperto concerne le fonti da cui si evince il legame del tutto peculiare e non ordinario che legava sia il dell'amico che lo Spampinato al colonnello Federico Mannucci Benincasa. Per quanto riguarda il rapporto dell'amico Federico Mannucci Benincasa, ci sono circostanze oggettive, età e rispettivi ruoli dell'amico Mannucci Benincasa, coetanei entrambi carabinieri attivi a Firenze e in Borgognissanti per lunghi anni, l'uno dell'amico a capo o comunque persona di riferimento delle attività investigative del comando di Borgognissanti, l'altro, il Mannucci Benincasa, a capo del centro di controspionaggio del servizio di intelligence militare che era in Borgognissanti, in quanto diciamo tradizionalmente retto dall'arma dei carabinieri, come sappiamo. Ma ci sono anche importanti testimonianze, tra cui particolarmente importante è quella dell'ex agente Sismi Vincenzo Fenini, dalla quale si evince come dell'amico svolgesse un ruolo non ufficiale, ma spiccatamente funzionale rispetto al coesistente centro di controspionaggio e che andava ben oltre il normale rapporto di interscambio informativo connaturato ai ruoli di dell'amico e Mannucci Benincasa, con il dell'amico che fungeva da agente reclutatore per conto del coesistente centro di controspionaggio. Per quanto riguarda il rapporto dell'amico Spampinato, parlano gli atti giudiziari e tra questi atti giudiziari direi che parla più che chiaro la sentenza ordinanza Italicus bis del 1994. Basti qui dire che lo Spampinato, assieme al Federico Mannucci Benincasa, in concorso con il quale, anzi su istigazione del quale, così si legge in sentenza ordinanza Italicus bis, lo Spampinato aveva disatteso i suoi doveri di perito esplosivista ufficialmente incaricato, e fu indagato e rinviato a giudizio per il reato di depistaggio delle indagini sul più grave attentato terroristico del dopoguerra, la strage di Bologna del 2 agosto del 1980. Chiudiamo la scheda e continuiamo con il nostro ragionamento. Si deduce, ricordiamoci sempre i passaggi logici, ve l'ho detto all'inizio di questo video. Si deduce dalla considerazione congiunta di questi presupposti, la cui effettiva sussistenza noi abbiamo provato e argomentato, che il mostro di Firenze non poté che essere un uomo di vertice, del massimo livello di vertice,
dell'unità combattente toscana facente parte della rete clandestina che con Roberto Cavallaro possiamo chiamare Organizzazione X, che operò con mezzi illeciti per la legge dello Stato italiano. Legge che però, in un conflitto planetario decisivo per le sorti dell'umanità, quale fu la Guerra Fredda, contava ben poco, in funzione della stabilizzazione del quadro politico-istituzionale del nostro paese, e che ebbe questo obiettivo iniziale, stabilizzare l'assetto filo-occidentale anticomunista del nostro paese, e quindi mantenerlo nel blocco occidentale, attraverso la destabilizzazione della società civile, cioè l'instaurazione di un clima di violenza e paura nella popolazione, che la popolazione avrebbe associato alle istanze di cambiamento fomentate dai servizi del blocco nemico. E questo fino almeno alla metà degli anni 70, ma che non poté essere smantellata quando questa struttura, quando appunto alla metà del decennio 70, il comando atlantico del blocco occidentale decise che la strategia bellica da guerra fredda della cosiddetta guerra a bassa intensità era da considerarsi una fase chiusa. Pertanto la cellula Stay Behind, guerra non ortodossa di Toscana, con quartier generale operativo dalle parti del centro di controspionaggio del servizio segreto militare di Firenze, che per 20 anni fu comandato dalla stessa persona, il colonnello Federico Mannucci Benincasa, e base USA di riferimento Camp Derby a Tirrenia di Pisa, continuò ad esistere anche dopo la metà degli anni 70, cosa che del resto accadde per tutte le cellule clandestine di questo tipo schierate in Europa occidentale, oltre che in Italia, in Belgio, nella zona del Brabante Vallone, e in Germania occidentale, visto che queste cellule poi si attivarono praticamente tutte insieme all'inizio del decennio 80, dopo 6 anni di pausa quelle italiane, per la prima volta quelle dislocate in Belgio e in Germania, per motivi che ancora oggi rimangono oscuri e che la risoluzione del caso del mostro di Firenze potrebbe contribuire a spiegare. Il mostro di Firenze fu uomo di massimo vertice dell'unità clandestina schierata in Toscana, in particolare in provincia di Firenze, perché solo per un uomo di massimo vertice di questa cellula di guerra non ortodossa, dove per massimo vertice si deve intendere dal colonnello Federico Mannucci Benincasa in su, e dove in su sta per in direzione di Camp Derby. Ci torneremo tra poco su questo fondamentale passaggio. Solo per un individuo di questo livello, dicevo, si sarebbero corsi rischi non di poco conto, che per aprire la pista sarda si sono fatti correre a uomini di questa cellula del calibro del tenente colonnello Olinto Dell'Amico e del colonnello Ignazio Spampinato. Abbiamo dunque provato, sulla scorta di fatti e circostanze oggettive e di logica stringente applicata a questi fatti e circostanze, che tutto quello che vi hanno sinora raccontato e ancora raccontano, volendosi pure lucrare su tanti sedicenti scrittori e youtuber mostrologi, sono nient'altro che minchiate. E mi spiace dover essere così duro, ma qui ci sono 14 o 16 morti, a seconda dei punti di vista, che da più o meno mezzo secolo aspettano invano che gli si renda un minimo di giustizia, che a questo punto può venir loro solo dal ristabilimento di almeno una verità storica, se non giudiziale. E le stupidaggini quasi quotidianamente prodotte su questa vicenda negano di fatto a queste vittime e ai loro parenti questa possibilità. Quindi devo dir male di questa gente, non per promuovere me stesso, non ne ho alcun bisogno, ma solo nell'interesse delle vittime, a cui si continua a negare anche solo una verità storica, per calcoli meschini, magari per vendere qualche copia in più al cosiddetto Festival di Pescia. Ci sono tuttavia due circostanze riguardo la figura di questo mostro di Firenze, uomo di vertice della cellula di guerra a bassa intensità, interna alla rete Stay Behind di Toscana, che dobbiamo considerare e che abbiamo considerato e analizzato nel nostro ultimo video e sulle quali intendo ragionare affinché voi, amiche ed amici che seguite questo canale, possiate ben fissare nella mente il ragionamento che abbiamo fatto e così essere sempre pronti a ribattere efficacemente agli sciocchi detrattori che ci accusano di romanzare. Come ora vedremo e come abbiamo evidenziato in premessa, ogni nostra affermazione invece è sempre supportata da evidenze fattuali e da logica applicata a queste evidenze fattuali. La prima circostanza da considerare è la scelta dell'armamento, parte fondamentale del protocollo o copione del cosiddetto mostro, che fu fatta evidentemente prima del settembre del 1974. Vengono scelti dal mostro, ma come abbiamo dimostrato si deve più correttamente dire dal ristretto nucleo storico fondatore di questo sodalizio criminale,
arma e munizioni dell'identico tipo di quelli utilizzati a Castelletti di Signa nel 1968. Arma leggera da poligono di tiro con buona probabilità pistola, semiautomatica Beretta calibro 22 a canna lunga e proiettili Winchester serie H, ancorché dal 1981 in avanti saranno praticamente sempre a piombo nudo anziché a palla ramata, come nel 68 e nel 74. La seconda circostanza che dobbiamo considerare e spiegare attiene all'individuazione della coppia vittima della prima aggressione del mostro di Firenze, il primo caso o caso d'esordio della serie certamente attribuibile al mostro, l'aggressione della Rabatta del 14 settembre del 1974 ai danni della coppia Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore. Una coppia che non finì nel mirino del mostro di Firenze con le tipiche modalità con cui finirono nel mirino di questo assassino le coppie uccise dall'81 e l'85. E in particolare le coppie italiane uccise tra l'81 e l'85, coppie quasi sempre individuate poiché avevano un loro luogo di appartamento abituale e quindi in genere individuate dai compartimentati soggetti, per lo più guardoni, nel fiorentino chiamati anche indiani, che fungevano da occhi e orecchie del mostro nei suoi territori di caccia privilegiati, come vedremo in prossimo video, ma che nel 74 non erano stati ancora trovati. Ancora non c'erano nel 74 i guardoni del mostro, i compagni di merende e molto probabilmente oltre, cioè non solo i compagni di merende. Pasquale e Stefania furono invece individuati per via di Stefania Pettini. Fu la figura di Stefania Pettini a scatenare la volontà omicida di qualcuno, cioè la volontà omicida del mostro e del suo aiutante di campo, nell'estate del 1974. Queste due circostanze sono un problema per chiunque cerchi di ricostruire razionalmente, anziché con frottole, questa vicenda del mostro di Firenze. Un problema che noi abbiamo affrontato nel nostro ultimo video. Rivediamo brevemente come l'abbiamo affrontato e quali conclusioni importanti per una piena comprensione della vicenda abbiamo raggiunto. Vi ricordo sempre che vi ho chiesto all'inizio di seguire attentamente tutti i passaggi logici. Importante seguire i passaggi logici. È la via per arrivare al mostro di Firenze, come abbiamo detto. Bene, vediamo dunque queste considerazioni che vi chiedo, cari amiche ed amici, di tenere bene a mente. Teniamole molto bene a mente, anche per essere sempre pronti a ribattere, come dicevo, alle critiche di fatto depistanti dei nostri detrattori. Quindi non difendiamo noi stessi, difendiamo una verità nel nome delle vittime, ok? Questa scelta dell'arma e del relativo munizionamento del mostro non fu con la massima probabilità un mero caso. Anzi, abbiamo sottolineato in nostri precedenti video come vi sia una probabilità non irrilevante che l'arma del mostro tra il 74 e l'85 fosse proprio quella che era stata utilizzata a Castelletti di Signa tra il 74 e no, scusate, ho saltato un pezzo, quindi riparto da dove eravamo arrivati. Abbiamo da spiegare due circostanze. Abbiamo detto che queste due circostanze sono un problema per chiunque cerchi di ricostruire razionalmente la vicenda del mostro cioè di Firenze. Riguardo al primo dei due punti che abbiamo ora evidenziato, cioè la scelta quale arma da fuoco e munizionamento del futuro mostro di Firenze, parte importantissima del kit o protocollo del personaggio mostro Last Murderer, la prima e sistematica, a differenza delle scissioni, firma dell'assassino. Dello stesso tipo di armi, la scelta dello stesso tipo di armi e di munizionamento che erano stati utilizzati qualche anno prima a Castelletti di Signa per uccidere una coppia di amanti appartata in auto. A questo riguardo abbiamo formulato alcune rilevanti considerazioni. Questa scelta dell'arma e del relativo munizionamento del mostro non fu con la massima probabilità un mero caso. Anzi, l'abbiamo sottolineato in nostri precedenti video, come vi sia una probabilità non irrilevante che l'arma del mostro tra il 74 e l'85 fosse proprio quella che era stata utilizzata a Castelletti di Signa nel 68, che in questo caso però sarebbe stata oggetto di modifiche dopo il 68 e sicuramente prima dell'aggressione della Rabatta del settembre 74. Ci dice questo il discorso della manipolazione del fascicolo nel 1982. Altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di farla se, diciamo, non ci fosse stato, che se in quel fascicolo ci fossero stati i reperti del 68
con i segni uguali a quelli che lasciava l'arma del mostro. Quindi non fu una scelta casuale. Apriamo dunque l'opportuna scheda con il nostro software interattivo. Dobbiamo provare questo che abbiamo detto. Perché non fu un mero caso questa scelta dell'armamento con cui il mostro avrebbe sparato e ucciso negli anni a venire? Una scelta, ripeto, fatta prima dell'aggressione della Rabatta del settembre 1974. Primo punto. Intanto non si è scelta solo l'arma dello stesso tipo, ma anche il munizionamento dello stesso tipo, di quello utilizzato a Castelletti di Sinia, Winchester SRH, e già di per sé questo riduce la probabilità di scelta casuale da parte del mostro, perché non è solo l'arma, ma anche il munizionamento. Inoltre, punto secondo, la scelta del futuro mostro di Firenze cade su un'arma sicuramente a basso potere di arresto, un'arma sostanzialmente da poligono di tiro. Una scelta non ottimale, dato l'obiettivo unico, sempre solo due individui in giovane età, di cui almeno uno di sesso maschile, e lo schema di attacco imboscate a luogo aperto, che erano stati pensati per il personaggio del mostro Last Murderer, evidentemente prima dell'aggressione della Rabatta, perché la Rabatta si attacca una coppia in luogo aperto, cioè esattamente con lo schema del futuro mostro. Obiettivo e schema d'attacco che però avrebbero suggerito la scelta di un'arma un attimino più efficace, cioè con maggiore potere di arresto, si dice in balistica. Per quale motivo allora si scelse questo tipo d'arma e questo tipo di munizionamento? Una sola risposta è possibile, in alternativa a quella della mera casualità. Fu fatta questa scelta per il potenziale depistante di usare arma e munizionamento del medesimo tipo di quelli che erano stati utilizzati per uccidere una coppia appartata in auto no, nottetempo, vittimologia quindi analoga a quella pianificata per il mostro, ma moventi che con il mostro nulla avevano a che vedere. Si acquisì un jolly che avrebbe potuto venire molto utile in caso di necessità, e il cui valore fu subito intuito, il cui valore depistante fu subito intuito dal mostro, stante il suo profilo tecnico-professionale che più volte abbiamo tracciato nel nostro canale. Noi pertanto assegniamo una probabilità molto maggiore a questo evento, cioè l'evento della scelta pensata, volontaria, rispetto a quello della mera casualità. Il mostro che per caso decide di adottare arma e munizionamento identici a quelli adottati per uccidere una coppia appartata 6 anni prima. Ma escludere la casualità di questa scelta fa emergere un ulteriore problema. Per risolverlo partiamo da ciò che a questo punto della nostra analisi dobbiamo dare per accertato. Abbiamo infatti provato, nell'argomentazione confluita in esposto depositato presso la competente procura, che nel luglio del 1982 la pista sarda fu aperta tramite la manipolazione di un fascicolo processuale, con l'inserimento nello stesso di reperti balistici esplosi dalla pistola del mostro, la nomina di un perito balistico che non avrebbe creato alcun tipo di problema, la sapiente gestione dei magistrati che nel 1982 erano incaricati dell'indagine sul killer delle coppie e in particolare del giudice istruttore Vincenzo Tricomi, l'unico magistrato con cui il Dell'Amico e il suo sottoposto Fiori interloquirono nei giorni decisivi in cui questi due aprirono la pista sarda. E abbiamo altresì dimostrato, anche questa argomentazione è presente nell'esposto che Valeria Vecchione ed io abbiamo depositato in procura, che ciò fu reso possibile dall'imprescindibile coinvolgimento di uomini di punta della locale cellula Stay Behind, livello di guerra non ortodossa, che faceva capo al centro di controspionaggio fiorentino guidato dal colonnello Federico Mannucci Benincasa. Abbiamo già detto, Dell'Amico, Spampinato, uomini storici, sodali storici del colonnello Federico Mannucci Benincasa. Siamo quindi giunti alla cruciale conclusione che il coinvolgimento di questi uomini di punta della cellula Stay Behind Fiorentina implica, quale unica possibile logica conseguenza, che il vero mostro di Firenze non potesse che essere soggetto di assoluto vertice dell'importante nucleo di guerra non ortodossa basato in provincia di Firenze. Solo per uno così si potevano muovere questi, no? Come hanno fatto nell'estate del 1982. È dunque soggetto con il profilo che sappiamo essere quello tipico di un uomo di vertice di un'unità di questo tipo. Vedansi gli atti dell'indagine Rosa dei Venti, vedasi la sentenza Italicus bis del 1994. Un profilo del tutto coerente del resto con quello che noi abbiamo tracciato
Per il mostro, sin dai primi video della nostra serie, ricorderete, sulla base di un esercizio di profilazione non psicocriminologica, ma bensì per capacità o competenze distintive dimostrate dall'assassino negli anni della sua attività. Ma trattandosi di uomo di vertice, di unità di guerra non ortodossa, il profilo del mostro non è solo quello di appartenente o ex appartenente a corpo con funzione investigativa e legami importanti, eventualmente anche di appartenenza con il mondo dei servizi, ma dobbiamo anche aggiungere l'accesso illimitato sia al centro di controspionaggio di Firenze, sia soprattutto alla vicina base USA di Camberley. In termini ancora più diretti, un soggetto, l'abbiamo già detto, che dobbiamo ricercare da Federico Mannucci Benincasa in su, perché solo per un soggetto di questo tipo si sarebbe potuto fare ciò che si è fatto nel luglio-agosto del 1982. Ebbene, un soggetto che risponde a queste caratteristiche, noi non lo troviamo a Signa nel 68. A Signa nel 68, per la verità, troviamo uomini della rete Stay Behind, anche con il profilo che abbiamo tracciato per Mostro 1, ma non dello standing del vero mostro, che abbiamo detto essere al massimo livello della cellula Stay Behind, guerra non ortodossa, basata a Firenze e dintorni, con quartier generale operativo sito nel centro di controspionaggio del servizio di intelligence militare in Firenze, che tra il 71 e il 91 fu comandato dal colonnello dei carabinieri Federico Mannucci Benincasa e con base d'appoggio e coordinamento strategico all'interno della grande base USA di Camp Darby, sita in Tombolo, frazione di Tirrenia di Pisa. Infatti, a Signa nel 68 troviamo Olinto dell'Amico, quale incaricato delle indagini di polizia giudiziaria sull'uccisione di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco. A questo punto apro una scheda nel nostro software interattivo. Che dice questa scheda? Chi è dell'Amico? Sarebbe meglio dire chi è veramente dell'amico. A parte il suo ruolo alla luce del sole, di figura di riferimento e poi capo della funzione investigativa dell'arma dei carabinieri in Firenze, ampiamente noto a tutti gli studiosi del caso del mostro, il dell'amico svolse un'attività parallela, non riportata nel suo attività di servizio, nel suo stato di servizio, scusate. Attività che ci fa intravedere la testimonianza dell'ex agente Sismi Vincenzo Fenili, nome in codice Casper, che operò per diversi anni per conto del centro di controspionaggio di Firenze. Il dell'amico era funzionale al centro di controspionaggio fiorentino del servizio di intelligence militare, che fu comandato per 20 anni dal colonnello Federico Mannucci Benincasa, come abbiamo detto, un centro di controspionaggio che attraverso la figura di questo suo ventennale capo fu anche centro nevralgico della strategia della tensione in Italia tra il 1974 e la metà degli anni Ottanta, con coinvolgimento nelle indagini su casi di particolare gravità, come furono quelli della strage del treno Italicus, del 19 Italia precipitato a Ustica, della strage alla stazione di Bologna. E del coetaneo colonnello Federico Mannucci Benincasa, il dell'amico, fu storico sodale. Sono praticamente entrati assieme nell'arma dei carabinieri e insieme sono stati attivi per lunghi anni nel comando dell'arma fiorentina. Il dell'amico poi è anche colui che nel luglio del 1982 ha spinto l'indagine sul mostro di Firenze in direzione del caso a lui notissimo, perché lui aveva condotto l'indagine di polizia giudiziaria nel 68, di Castelletti di Signa, contattando per primo il giudice istruttore Tricomi e mandando poi il suo uomo Francesco Fiori dal giudice istruttore Tricomi, fisicamente proprio, che mai sino a quel momento aveva sentito parlare di Castelletti di Signa. Così come mai di questo caso avevano sentito parlare due PM incaricati dell'indagine sul caso del cosiddetto mostro, per far acquisire al magistrato, cioè quindi al Tricomi, il fascicolo del processo Mele, nel quale era in attesa di essere scoperta la sorpresa di Pasqua, cioè il falso segnale che avrebbe consentito di aprire la pista sarda. Ma dell'amico, come si è detto, è anche colui che 14 anni prima aveva condotto l'indagine sul campo su questo fatto di sangue di Castelletti di Signa, avvenuto nell'agosto del 68, un'indagine di polizia giudiziaria, quella condotta del dell'amico, che lascia ancora oggi interdetti per i suoi clamorosi e inspiegabili buchi, che anche in quel caso però, come sarà nel 1982, si dovettero in realtà a ruolo parallelo e ovviamente occulto, non alla luce del sole, nella cellula Stay Behind fiorentina del dell'amico, il quale in forza di questo suo ruolo coperto operò sia nel 68 sia nell'82 per ben 2 volte camuffando da ciò che non era il duplice omicidio Locci-Lo Bianco, perseguendo scopi prioritari,
ma difformi da quelli a lui istituzionalmente assegnati. Lo abbiamo detto e ridetto nei nostri video. Dell'Amico non è solo un ufficiale dei carabinieri del nucleo investigativo di Borgo Ogni Santo. Dell'Amico è anche, parallelamente, agente specializzato in operazioni di camuffamento, penetration e recruiting, del tipo di quelle che troviamo ben descritte in documenti CIA dell'epoca della Guerra Fredda, di grande importanza storica. E Dell'Amico è agente case officer, specialista di operazioni camuffate, camouflage. Figura che troviamo ben descritta nel documento CIA Dottrina Bissell del gennaio 68, integralmente riportato in Vincent Marchetti e John David Marks, CIA, culto e mistica del servizio segreto. Questo è Dell'Amico. Bene, ma non c'era solo Dell'Amico a Signa, come sappiamo. A Signa troviamo anche il braccio destro Dell'Amico. Sempre nell'indagine di polizia giudiziaria sul duplice omicidio Loccilo Bianco, il brigadiere Gerardo Matassino. Apriamo dunque la scheda Matassino nel nostro software interattivo. Chi è Matassino? Matassino viene trasferito a inizio 68 a Firenze, al nucleo investigativo di Borgo di Santi, dalla Sardegna, dove era stato, e in particolare nel Cagliaritano, dove era stato di stanza per diversi anni, quasi 10 anni. E a Firenze resta solo un anno, nel corso del quale si occupa sostanzialmente di un solo caso, il duplice delitto di Castelletti di Signa, avvenuto nell'agosto del 68. Un caso che, per singolare coincidenza, vide coinvolti ambienti di immigrati sardi, più o meno legati all'anonima sarda della provincia di Firenze. Nella totalmente distorta indagine di polizia giudiziaria su quel fatto di sangue di cui si è detto a proposito Dell'Amico, un'indagine distorta poiché piegata ad altri scopi, opposti a quello di portare alla luce la verità dietro la duplice uccisione di Castelletti di Signa, il Gerardo Matassino fu il braccio destro di Olinto Dell'Amico, sotto la cui guida egli stilò il rapporto di polizia giudiziaria noto come rapporto Matassino, ma che è più corretto chiamare rapporto Dell'Amico Matassino, in forza del quale si consegnò alla giustizia il subnormale reo confesso Stefano Mele, quale colpevole unico di un delitto passionale. Una volta terminato questo compito, il Matassino viene trasferito a febbraio del 1969 a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove stringerà anomali rapporti con il clan dei casalesi, finendo coinvolto in un bruttissimo caso di omicidio di un giovane carabiniere, suo sottoposto, che avrebbe iniziato a sospettare di questi suoi rapporti proibiti con gli esponenti di questo feroce clan camorristico. Indagato negli anni 90, su soffiata di Francesco Schiavone, detto Sandokan, capo storico del clan dei Casalesi, il Matassino fu rinviato a giudizio ed è morto in attesa di giudizio per questi gravissimi reati. Anche il Matassino, come il Dell'Amico, non è solo un sottufficiale dei carabinieri addetto ai reparti investigativi. Egli è anche, parallelamente, agente specializzato in operazioni di penetration e recruiting, ancora una volta ricorrendo al gergo CIA dell'epoca della Guerra Fredda, con focus sugli ambienti target di criminalità organizzata. Il Matassino è agente case officer, specialista di alleanze con mondi di criminalità organizzata. Chiudiamo anche la scheda su Matassino e continuiamo. Questi due uomini della cellula Stay Behind di Toscana nel 68, e quindi sto parlando di Dell'Amico e di Matassino, erano dunque presenti, questo è oggettivo, a Castelletti di Signa nel 68, con un compito istituzionale e quindi alla luce del sole, investigare su quel duplice delitto allo scopo di individuarne i responsabili, e un compito occulto, non alla luce del sole, e in quanto tale prioritario, che essi avevano in quanto agenti, case officer, che nel 1968 stavano preparando il terreno alla cellula di guerra nordrossa toscana che avrebbe preso le mosse nel 74. I due avevano il compito di fare un grosso favore ai mandanti del duplice delitto Loccilo Bianco. E vedremo chi ragionevolmente erano questi mandanti, le cui motivazioni ci sono ignote proprio per via della distorta indagine di polizia giudiziaria che fu condotta da Dell'Amico e Matassino, nell'agosto del 68. In realtà ci durò diversi mesi. Nell'interesse, questi due agirono però per cosa? Nell'interesse della locale cellula di guerra non ortodossa, che nel 68
era ancora in fase di costituzione. E infatti ciò che vedremo molto chiaramente, che abbiamo ampiamente dimostrato nei nostri precedenti video, è che l'indagine di polizia giudiziaria sul duplice omicidio di Castelletti di Signa, condotta da questi due carabinieri del reparto investigativo di Borgognissanti, ma come abbiamo detto parallelamente anche agenti della cellula Stay Behind, livello guerra psicologica e non ortodossa di Toscana, fu caratterizzata da enormi e inspiegabili buchi, l'abbiamo già detto. Basti solo pensare che si consegnò alla giustizia un soggetto subnormale a tutta evidenza e sicuramente a tutta evidenza di chi condusse l'indagine di polizia giudiziaria, incapace di far male a una mosca e privo di qualsiasi motivo per uccidere la moglie per questioni di gelosia o di onore ferito, del tutto abituato com'era alle relazioni extraconiugali di costei. Enormi buchi di indagine che fanno emergere, e solo così possono essere spiegati, data la qualità e l'esperienza dei due carabinieri che condussero l'indagine di polizia giudiziaria, il vero scopo, uno scopo occulto e parallelo e quindi prioritario, come si è detto, dell'attività investigativa condotta da questi due carabinieri di Borgognissanti a Castelletti di Signa nel 1968. Quale fu questo scopo prioritario rispetto a quello istituzionale? L'abbiamo detto più volte nei nostri precedenti video. Lo scopo fu quello di consegnare alla giustizia il marito della vittima femminile, sorpresa in auto a far sesso con altro uomo, l'imbelle oligofrenico Stefano Mele, quale unico possibile colpevole di un duplice delitto commesso per motivi di gelosia e onore infranto da riparare. In tal modo banalizzando, declassando le vere motivazioni che stavano dietro a quel duplice omicidio, invece assolutamente premeditato e motivato da cause squisitamente materiali. E facendo così, ecco il vero scopo, un grosso favore ai mandanti di quell'uccisione, cioè agli esponenti dell'anonima sarda della provincia di Firenze, che avevano decretato la morte, la condanna a morte di Antonio Lo Bianco e Barbara Rocci, per ragioni che noi oggi possiamo solo ipotizzare, a causa di come si condusse l'indagine di polizia giudiziaria, come abbiamo detto. Ma che se ci dilungassimo qui a ipotizzare, perderemmo solo tempo, perché noi non siamo interessati al duplice omicidio Locci e Lo Bianco e a individuare i possibili veri responsabili, cioè i mandanti di questo fatto di sangue. Noi siamo interessati a disvelare la verità sui delitti del mostro di Firenze, cioè a tutt'altra storia rispetto al duplice delitto di Castelletti di Signa. Dobbiamo nondimeno considerare che non era certo un compito facile camuffare l'uccisione di Barbara Rocci e Antonio Lo Bianco da delitto d'onore commesso da un marito animato da del tutto improbabili sentimenti di gelosia e onore ferito. Un compito non facile che si poté però portare a buon fine facendo leva sulle caratteristiche personali di Stefano Meli, oligofrenico conclamato, con personalità assolutamente succuba e gregaria e quindi altamente manipolabile. E ovviamente in virtù dell'abilità dei due agenti Stay Behind, dell'amico Emma Tassino, addestratissimi in quanto agenti di guerra non ortodossa e psicologica, le attività di manipolazione, camuffamento, staging e confusione delle acque, le tipiche tecniche della deception, cui furono intensamente addestrati, specie nel decennio 60 del Novecento, in basi extraterritoriali USA-NATO, ma anche nei campi paramilitari come quelli che in quegli anni si tenevano in Calvana, coloro che a vario titolo sarebbero poi stati impiegati nelle azioni di guerra psicologica e non ortodossa. In quanto agenti Stay Behind, che nel 68 lavoravano per preparare il terreno alla locale cellula di guerra non ortodossa, che entrerà in azione 6 anni più tardi, questi due carabinieri fecero un indubbio grande favore a determinati esponenti, per lo più residenti nel Pratese, dell'organizzazione criminale sarda della provincia di Firenze, alla quale erano legati, sia pure come soggetti marginali, i pregiudicati, anche se per reati minori, Francesco Vinci, Salvatore Vinci, fratello di Stefano Giovanni Mele, il cognato dei due Mele, Piero Mucciarini. Soggetti, tutti questi, che ebbero un ruolo nel ben congegnato piano, evidentemente troppo ben congegnato per essere farina del sacco di questi individui, che fu predisposto per tendere l'agguato mortale a Locci e Lo Bianco, nonché, e questa era la parte più difficile di quel piano,
a far passare da unico colpevole di un delitto d'onore, cioè passionale, l'imbelle oligofrenico Stefano Mele. Questi soggetti del gruppo Vinci Mele, che 14 anni dopo i fatti di Signa saranno dati in pasto agli inquirenti del caso Mostro, quali sospetti assassini delle coppie, dallo stesso regista principale del piano del 68. Nel 68 ebbero il compito di tenere d'occhio i due amanti complici che dovevano essere eliminati, ovviamente avvalendosi anche del marito della Locci, Stefano Mele, che comunque condivideva con lei il tetto coniugale, e infine spingerli, se possibile, a uscire insieme questi due amanti complici. E ricordo qui l'episodio della scommessa tra Francesco Vinci e Antonio Lobianco al bar Posto, se non sbaglio, di Lastra Signa. E ovviamente avvertire per tempo chi di dovere. 2. Portare lo Stefano Mele, capace di guidare un qualsiasi mezzo di trasporto diverso dalla bicicletta, sul luogo dell'agguato. 3. Far fare al Mele, fin dalla mattina del giorno in cui la moglie col suo amante sarebbero stati uccisi, tutto quello che era previsto che quella povera marionetta facesse, per facilitare il compito di chi l'avrebbe poi fatto passare da unico colpevole di un delitto d'onore, compreso fargli sparare qualche colpo a vuoto sulla scena del crimine, ad azione omicida conclusa, così da farlo risultare positivo al test della paraffina, cui, insieme agli altri suoi compari del gruppo Vinci Mele, lo Stefano Mele sarebbe stato sottoposto a Borgogni Santi, 1 o 2 giorni dopo il duplice omicidio di Signa. E il Mele Stefano, fra tutti costoro, sarebbe dovuto ovviamente risultare l'unico positivo in guanto di paraffina. Ecco perché, come ora diremo, l'intervento di un sicario. Ma ora ve lo diciamo, ora parliamo di questo. 4. Spedire infine via lo Stefano Mele col figlio in direzione del caseggiato, che era quasi a 2 chilometri di distanza dal luogo del delitto, quando una casa abitata era sì e no a 200 metri e molto più facilmente raggiungibile dall'argine del Vingone. Ma si doveva ritardare l'allarme così da avere sufficiente tempo per fare il necessario staging della scena del crimine, sempre nell'ottica di facilitare coloro, in realtà i registi di questo piano, che poi in Borgogni Santi e non alla presenza di un legale dell'accusato, ma anzi assistito da uno che avrebbe dovuto semmai essere sospettato, il futuro mostro Piero Mucciarini, che aveva preso, guarda caso, un permesso, lui era fornaio proprio per quella notte, e che era stato visto dal figlio del Mele sulla scena del crimine. Bene, cioè quindi per facilitare coloro, in realtà i registi di questo piano, che avrebbero avuto il compito di far ammettere, con le buone e anche con le cattive, al povero Stefano Mele di essere l'unico responsabile dell'uccisione della moglie e di lei amante. Dell'amico, coadiuvato dal suo braccio destro Matassino, assunse la regia del piano volto a far passare da unico colpevole di un delitto d'onore il poveraccio Stefano Mele, nel contesto di una classica operazione di penetration, si dice, nella fattispecie penetration nell'ambiente target criminalità sarda della provincia di Firenze, volta a stabilire o a consolidare l'alleanza con questa organizzazione criminale, nella prospettiva dell'entrata in azione della locale cellula Stay Behind, livello guerra non ortodossa. Nel 68, infatti, dell'amico e Matassino lavoravano alla preparazione del terreno per la locale cellula Stay Behind, nucleo di guerra non ortodossa, che uscirà dalla condizione di sonno nel 1974. E lo stavano facendo nel 68, proprio come da manuale delle operazioni di questo tipo. E qui rimando ancora una volta alla lettura da me più volte citato fondamentale testo di Marchetti e Marx, CIA, Culto e Mistica del Servizio Segreto, in largo anticipo rispetto alla effettiva entrata in attività di questa cellula clandestina. Ma chi altro appartenente alla cellula Stay Behind, del livello guerra non ortodossa di Toscana, era a Castelletti di Signa nel 68, oltre a dell'amico e Matassino? Noi abbiamo risposto a questa domanda nel nostro ultimo video. C'era evidentemente il killer, o sicario di Signa, quella notte lungo l'argine del Vingone. Colui che ha materialmente ucciso Locci e Lobianco in maniera rapida, efficiente, senza essere neppure visto dal figlio di 8 anni della Locci e del Mele, che sonnecchiava sul sedile posteriore della Giulietta del Lobianco, e che, risvegliatosi di soprassalto per i colpi di arma da fuoco,
Vidi arrivare di corsa verso di lui il babbo e lo zio, quello vero, Piero Mucciarini. E poco dietro di loro, dirà il bimbo in successivo interrogatorio, lo zio, quello finto, Francesco Vinci. Ma della nera figura dell'assassino della madre e dello zio, anche questo finto, lo zio Antonio o Enrico, così era soprannominato Antonio Lo Bianco, nemmeno l'ombra. Il bimbo non l'ha proprio visto, questo oscuro assassino. Apriamo dunque a questo punto la scheda Sicario di Signa con il nostro software interattivo. La tesi che noi sosteniamo è che ad uccidere due complici amanti Loccia e Lo Bianco la notte fra il 20 e il 21 agosto del 68 non furono né Francesco né Salvatore Vinci né altri del gruppo Clan Vincimele, pure in qualche modo coinvolti, come si è detto, nel duplice omicidio Loccia e Lo Bianco. Ad uccidere due amanti complici fu un sicario all'uopo ingaggiato. Perché diciamo che agì un killer, cioè un sicario, lungo l'argine del Vingone, Castelletti di Signa, la notte del 20 agosto del 68? Perché il piano per l'eliminazione di Loccia e Lo Bianco era anche, e direi soprattutto, finalizzato ad addossare tutta la colpa allo Stefano Mele, era la parte difficile di questo piano, no? Che fu incastrato anche per i risultati del test della paraffina. Questo è stato uno degli elementi cardine dell'accusa istruita contro Mele. È quindi assolutamente chiaro e direi razionale che il piano prevedesse che l'unico a dover risultare positivo al test della paraffina fra tutti quelli che il Mele conosceva e con cui aveva condiviso il fatto per lui ineluttabile che la moglie sarebbe stata uccisa, perché così era stato deciso laddove si può e ciò che si vuole più non dimandare, e che erano con il Mele la notte dell'uccisione a Castelletti di Signa, e che quindi era prevedibile che il Mele avrebbe potuto tirare in ballo nel corso degli interrogatori a Borgognisanti, in cui si sarebbe forzata, come abbiamo visto, la confessione del poveraccio. L'unico fra questi, dicevo, che avrebbe dovuto risultare positivo al guanto di paraffina era il colpevole predestinato. Chi? Stefano Mele. E per avere la sicurezza di questo risultato, cosa si sarebbe dovuto fare se non evitare che quelli del clan Vincimele, diversi dallo Stefano Mele, sparassero anche un sol colpo quella notte? Per questo motivo fu ingaggiato il sicario, un individuo affidabile e che certi tipi di lavoro li sapeva fare. Chiudiamo la scheda del sicario. Chiaro che questo killer, così efficiente ed efficace, doveva avere certe caratteristiche. Oltre a essere uno di cui fosse risaputo che certe cose le sapeva professionalmente fare, doveva anche essere uomo di fiducia e quindi conosciuto sia dai registi del piano, sia dai mandanti anonimi con la maiuscola del duplice omicidio Loccia e Lo Bianco. Siccome l'idea era quella di rendere un favore agli esponenti dell'organizzazione criminale di cui si ricercava l'alleanza nel contesto di un'operazione di penetration, nel gergo CIA, di significativa importanza per la futura cellula di guerra non ortodossa toscana, io credo che l'anonima sarda fiorentina, ma meglio sarebbe dire pratese, cioè l'ambiente target dell'operazione di penetration del 68, fu tenuta completamente fuori dall'esecuzione materiale dell'uccisione dei due complici amanti, e quindi l'affidabile sicario che avrebbe avuto l'incarico di eliminare il più rapidamente possibile, senza intoppi, Barbara Rocci e Antonio Lo Bianco, fu verosimilmente procurato dagli stessi registi del piano finalizzato a camuffare il duplice delitto di Castelletti di Signa da duplice delitto commesso per motivi passionali. E se fu procurato dai registi del piano per addossare tutta la colpa alla marionetta Stefano Mele, che però erano anche agenti stay behind, e proprio in virtù di questo loro ruolo occulto dovevano fare questo favore agli anonimi mandanti di quella duplice uccisione, questo sicario doveva essere un affidabile soldato della locale cellula Stay Behind, tenuto conto che siamo nel 68, un arruolato della prima ora, quindi verosimilmente all'inizio degli anni 60, nella locale struttura di guerra non ortodossa che nel 68 era ancora in cantiere e che sarebbe uscita dalla condizione di sonno nella primavera del 74, con l'attentato al tratto ferroviario Vernio-Vaiano lungo la linea Firenze-Bologna. Questo è il profilo del misterioso killer di Signa. Ma nessuno di coloro che abbiamo menzionato, dell'amico Matassino e il sicario di Signa, pur essendo uomini della cellula Stay Behind di Toscana, presenti a Castelletti di Signa,
La notte dell'uccisione di Barbara Locci e Antonio Lobianco, nessuno di questi ha il profilo, cioè lo standing giusto per essere il vero mostro di Firenze, che, come abbiamo detto, è a livello di massimo vertice di questa struttura clandestina. E questo lo dimostra ciò che si è fatto nell'estate del 1982 per parare le terga del mostro e a chi fu dato l'incarico di fare questo. Solo per uno che è al vertice del nucleo di guerra non ortodossa toscano si può muovere gente così e fare ciò che si è fatto nell'estate del 1982. Ecco perché continuo a ripetere, e lo ripeterò fino all'ultimo, allo stremo, che il punto di partenza, la base di ogni ricostruzione della vicenda del mostro che voglia capire qualcosa di questa vicenda e non sparare fanfaluche a vanvera sugli esoterismi, sulle cose varie, e chi più ne ha più ne metta, deve partire dalla sequenza di eventi dell'82 e deve dire: ma Cristo, come mai gente così? Perché non poté che essere gente così, scende in campo per coprire le terga del mostro dopo l'aggressione di Baccagliano? Se non si parte da questo e non si dà la giusta risposta a questa domanda, inutile che continuiamo a occuparci del mostro, spareremo solo cazzate. Purtroppo, in una vicenda in cui sono morte 18 persone, non abbiamo il diritto di sparare cazzate. E addirittura, come dicevo prima, di lucrarci pure qualcosa sopra. Bene, nessuno di coloro che abbiamo menzionato, dell'amico Matassino, il sicario di Signa, pur essendo uomini della cellula Stevia di Toscana, presenti a Castelletti di Signa la notte dell'uccisione di Barbara Rocci e Antonio Allobianco, ha il profilo, cioè lo standing giusto per essere il vero mostro di Firenze, che abbiamo detto è a livello di massimo vertice di questa struttura clandestina, e questo lo dimostra ciò che si è fatto nell'estate dell'82 per parare le terga del mostro a chi fu dato l'incarico di fare questo. Fra questi soggetti presenti a Castelletti di Signa, che abbiamo ora menzionato, il profilo di standing più elevato è senza dubbio quello di Olinto dell'Amico. Già nel 68 uomo di riferimento dall'interno del nucleo investigativo di Borgognissant, il suo ruolo ufficiale, ma anche case officer nella cellula Stay Behind Toscana, agente case officer nella cellula Stay Behind Toscana, il suo ruolo parallelo coperto. Dell'amico che sappiamo essere colui che materialmente apre la pista sarda, cioè il principale regista delle operazioni di depistaggio dell'indagine sul mostro di Firenze nell'estate del 1982. E che nella gerarchia parallela della struttura di guerra non ortodossa toscana è un agente specialista di operazioni di penetration e recruiting. E qui richiamo ancora una volta la testimonianza dell'ex agente Sismi, Vincenzo Fenili, con linea di riporto ovviamente occulta verso il colonnello Federico Mannucci bene in casa. Ok? Linea di riporto ovviamente occulta verso il colonnello Federico Mannucci bene in casa. Ma il vero mostro di Firenze è ben più di uno specialista di operazioni camuffate e di penetration e recruiting, quale era il dell'amico. Per quanto importante fosse questo ruolo nel mondo dei servizi segreti e ancor più in unità combattenti clandestine. Ma per essere al massimo livello di un nucleo territoriale di guerra non ortodossa, di assoluto rilievo, quale fu il nucleo territoriale toscano, ci volevano ben altri requisiti. Il vero mostro di Firenze, mostro 1, lo abbiamo chiamato nel nostro precedente video, doveva essere un esperto stratega della guerra non convenzionale, addestrato alla conduzione di Psy e Black Ops Operations, Psychological e Black Operations, uno senza il quale il nucleo di guerra psicologica e non ortodossa toscano non avrebbe potuto entrare materialmente in azione, come invece entrò in azione nel 1974. Un uomo di collegamento con i centri di comando e coordinamento sovranazionali, quindi un soggetto indispensabile, non sacrificabile, di conseguenza intoccabile. Persino un dell'amico, se fosse andato fuori controllo mettendo in pregiudizio la sicurezza, cioè l'invisibilità della cellula clandestina Stay Behind, a livello guerra non ortodossa, sarebbe stato rapidamente eliminato. Invece, per far fuori il vero mostro, sarebbe stato necessario un ordine superiore, proveniente da un centro di comando sovranazionale. E anche questo voleva dire livello di assoluto vertice, in un'unità di guerra non ortodossa altamente operativa come quella toscana.
Voleva cioè dire essere intoccabile con licenza di uccidere, salvo ordine superiore. Il mostro era un intoccabile con licenza di uccidere, salvo ordine superiore, che avrebbe dovuto provenire da appropriato centro di comando sovranazionale. Questo è il principale risultato e la principale conseguenza del prendere atto della realtà del depistaggio del 1982, cioè la realtà di un'operazione false flag rischiosa, per portare a compimento la quale si dovettero mettere in campo con il rischio di bruciarli, uomini di punta della rete Stay Behind, come ed il suo livello occulto, che Roberto Cavallaro, interrogato a Padova dal giudice istruttore Tamburino, chiamò Organizzazione X. Stiamo parlando di Olinto dell'amico Ignazio Spampinato. Come ho detto sin dall'inizio di questo video, chi non accetta questa realtà si mette fuori da ogni possibilità di comprensione della vicenda e di individuazione dei veri colpevoli. E il certame vario che vedete prodotto quasi ogni giorno sui canali YouTube, a mezzo stampa, eccetera, è la chiara e indiscutibile dimostrazione di quanto vi sto dicendo. Ma un profilo di questo tipo, il profilo cioè di un uomo di assoluto vertice, di un'unità di guerra non ortodossa, della massima importanza, quale fu quella toscana tra il 74 e il 1985, noi a Castelletti di Signa nel 68 non lo troviamo. Ma se il vero mostro di Firenze non era a Castelletti di Signa, è anche vero che egli, prima del settembre 74, ha scelto non per caso, come abbiamo prima dimostrato, gli stessi, cioè dell'identico tipo, arma da fuoco e munizionamento utilizzati a Castelletti di Signa. E quindi egli ha tenuto conto di ciò che era accaduto e soprattutto di ciò con cui si era sparato a Castelletti di Signa. Quindi quando l'assassino scelse l'arma e il munizionamento con cui andare all'attacco della coppia Pettini-Gentilcore, fece questa scelta essendo informato sui fatti di Signa del 1968. Ma da chi fu informato? Evidentemente da qualcuno che operava nella struttura clandestina Stay Behind, al cui livello di vertice era proprio lui, il vero mostro di Firenze. Il mostro fu informato sui fatti di Castelletti di Signa successivamente al 68, evidentemente però prima del settembre del 74. Da chi? Da un suo uomo, abbiamo detto, da un suo subordinato nel nucleo di guerra non ortodossa di Toscana, che ebbe quale principale obiettivo bellico le strutture e i convogli ferroviari lungo la strategica tratta Firenze-Bologna. Un suo subordinato che dei fatti e dei dettagli di Castelletti di Signa era a corrente, con ogni probabilità per esserci stato coinvolto in quel fatto di sangue. Abbiamo prima individuato le figure, e di alcune di queste siamo stati in condizione di fare nome e cognome, di coloro che appartenenti alla locale struttura clandestina di guerra non ortodossa erano a Signa nel 68, ufficialmente per indagare sul duplice delitto, ma non ufficialmente, con l'obiettivo occulto, in quanto tale prioritario, di camuffare da ciò che non era l'uccisione di Barbara Locci e Antonio Lobianco, nell'interesse ultimo del futuro nucleo di guerra non ortodossa basato a Firenze e dintorni, che nel 1968, come abbiamo detto, era ancora in cantiere. L'Olinto dell'amico, innanzitutto, colui che condusse la viziatissima indagine di polizia, di indagine sul campo, cioè l'indagine di polizia giudiziaria, sul caso di Castelletti di Signa nel 68, certamente il dell'amico, importante uomo stay behind della locale della cellula toscana, avrebbe potuto informare il vero mostro di Firenze, che di quella cellula era al vertice massimo, abbiamo detto, sui fatti di Signa, prima del settembre del 74. Né certo si può escludere l'altro agente specialista di operazioni di penetration e recruiting, specie in ambienti di criminalità organizzata, come si è detto, anch'egli presente a Signa, il brigadiere Gerardo Matassino, anche se questi va a stare ed operare da tutt'altra parte, a inizio 69. Però poi torna spesso a Firenze negli anni successivi, sposa una donna di Borgo San Lorenzo, zona sensibile nella vicenda del mostro di Firenze, in quanto comune principale nella striscia San Piero Assieme Vicchio, una delle due principali zone di caccia del mostro di Firenze, nella quale avvennero due duplici delitti di questo assassino. Donna di Borgo, con la quale il Matassino metterà su casa con soldi di provenienza assai poco chiara, peraltro, in località al confine tra le province di Arezzo e Firenze. Ma anche il sicario di Signa potrebbe aver informato il mostro su ciò con cui si era sparato a Castelletti di Signa. E anzi, nel caso di quest'ultimo, la probabilità di essere l'informatore
del mostro sui fatti di Signa parrebbe essere quella più alta, innanzitutto perché era stato lui a sparare, e l'informazione veramente rilevante che venne passata a colui che abbiamo chiamato Mostro 1, il vero mostro di Firenze, riguarda proprio il tipo d'arma e di munizioni utilizzato a Castelletti di Signa. E si è anche detto che non è rilevante la probabilità che l'arma usata dal mostro tra il 74 e il 1985 possa essere proprio quella utilizzata dal killer di Signa per uccidere Barbara Locci e Antonio Lobianco. E Antonio Lubianco, ancorché successivamente modificata, ovviamente prima dell'aggressione della Rabatta del settembre 74, come dimostrano i fatti dell'82. E infine si deve considerare che il sicario era verosimilmente un soldato affidabile, come si è prima detto, un arruolato della prima ora nel nucleo di guerra non ortodossa di Toscana. Quindi non un agente case officer, ma un soggetto verosimilmente non militare, operativo, cioè materialmente coinvolto nella conduzione di PSYOPs, operazioni di guerra psicologico non convenzionale, che nel caso del nucleo toscano furono, come si è detto, prevalentemente dirette contro obiettivi della strategica linea di comunicazione ferroviaria Firenze-Bologna. PSYOPs e Black Ops, che tra il 74 e la metà circa degli anni 80, anche questo abbiamo detto, furono dirette e coordinate dal mostro di Firenze. In sintesi, il sicario di Signa era con ogni probabilità un esecutore di operazioni di guerra non convenzionale che agiva alle dipendenze del mostro di Firenze. Quindi certo che avrebbe potuto passare le informazioni sull'armamento che si era utilizzato a Castelletti di Signa nel 68 al mostro di Firenze. Ma a questo punto della nostra argomentazione viene in gioco e ci aiuta a capire chi con maggiore probabilità portò in dote al vero mostro la conoscenza di taluni dettagli riguardo il fatto di sangue di Castelletti di Signa e in particolare riguardo l'armamento utilizzato nell'occasione, la seconda circostanza che dobbiamo spiegare, e non l'abbiamo spiegata nel nostro ultimo video, come ricorderete, e cioè l'individuazione della prima coppia che cadde vittima del cosiddetto mostro di Firenze. La coppia Pettini-Gentilcore. Come spesso avviene nei casi di delitti seriali, è il primo episodio della serie omicida che dobbiamo attentamente esaminare, poiché con ogni probabilità è questo primo episodio quello che contiene gli aspetti e i dettagli più utili per identificare l'assassino seriale. Questo è un principio insegnato anche nelle scuole di polizia investigativa americane, come quelle di Quantico in Virginia, dove si è formato il compianto capo della SAM Ruggero Perugini. In genere, infatti, se si può stabilire una relazione tra qualcuna delle sue vittime e l'assassino seriale che si ricerca, questo si verifica più spesso nel primo delitto. Si verifica più spesso nel primo delitto, il primo episodio di una certa serie. Ebbene, un aspetto molto distintivo del primo duplice delitto targato mostro di Firenze fu che la coppia Gentilcore-Pettini non finì nel mirino del mostro nel modo tipico con cui ci finirono le coppie italiane nel periodo 81-85. Infatti, questa coppia non è stata individuata da un qualche guardone o dagli stessi assassini, quindi qualche guardone complice o dagli stessi assassini, poiché coppia con suo luogo di appartamento abituale. La coppia Pettini-Gentilcore è stata individuata attraverso Stefania Pettini. L'episodio del 74 è l'unico fra tutti i duplici omicidi del mostro in cui traspare una qualche relazione tra una vittima, Stefania Pettini appunto, e il suo assassino, cioè chi la uccise brutalmente con il coltello e, fate attenzione, pianificò di ucciderla brutalmente con il coltello. Unico caso fra tutti quelli attribuiti al mostro di Firenze. Data l'importanza di ciò che abbiamo detto, apriamo una scheda con il nostro software interattivo. Andiamo a leggere. Cosa dice questa scheda? Quali sono gli elementi che indicano una qualche relazione? Noi parliamo di conoscenza unilaterale fra Stefania Pettini e il suo assassino. Questi elementi sono una testimonianza resa dalla stessa Stefania, poco prima di finire uccisa, e riportata da due sue cugine che hanno poi riferito agli inquirenti e anche testimoniato al processo Pacciani. Testimonianza che peraltro quadra con diversi aspetti della dinamica del duplice omicidio della Rabatta. Stefania, poco prima di essere uccisa, quindi tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre del 74, disse alle cugine di essere stata più volte avvicinata
sin dai mesi antecedenti la sua vacanza estiva. Non sappiamo esattamente da quando, ma sappiamo che la ragazza andò in vacanza ad agosto. Quindi il più probabile periodo di questo incontro è il periodo giugno-luglio del 1974. Da un uomo, fu avvicinata da un uomo sui 35-40 anni, così disse Stefania, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, e che questi incontri erano stati particolarmente brutti e l'avevano profondamente turbata. Questo importante dettaglio quadra, come si è detto, con diversi aspetti della dinamica della rabatta, dove chi attacca con l'arma da fuoco dal lato sinistro, non destro, della 127 del Gentilcore, volle uccidere il solo Pasquale. Stefania è ferita marginalmente sotto il ginocchio destro, se non ricordo male, da uno o due colpi destinati in realtà al fidanzato. Mentre quella riscontrata sul fianco destro della ragazza non è una ferita d'arma da fuoco. Questo è l'unico caso, fra tutti quelli attribuiti al mostro di Firenze, di una vittima colta all'interno di un'auto utilitaria, che non viene subito o quasi subito attinta da colpi di arma da fuoco miranti a parti vitali. Stefania, come si è detto, doveva essere uccisa con l'arma bianca. Si è partiti con l'intento di uccidere la ragazza con l'arma bianca, unico caso fra tutte le vittime del mostro di Firenze. Ma non solo. L'assassino di Stefania con l'arma bianca non ha inteso uccidere Stefania il più rapidamente possibile. Anche questo unico caso fra tutti gli omicidi del mostro di Firenze. Sono stati infatti riscontrati segni assai poco equivocabili sul volto della giovane, lasciati dalla mano guantata del suo assassino, che le ha evidentemente tappato la bocca per soffocarne le grida. Gesto del tutto inutile se l'intenzione di questo killer fosse stata quella di sopprimere il più rapidamente possibile la sventurata giovane. Infine c'è il dettaglio macabro del tralcio di vite infilato nella vagina della ragazza ormai cadavere. Di nuovo unico caso fra tutti gli omicidi del mostro di Firenze. Che è segno di volontà di oltraggio post mortem, non già di atto di natura sessuale di un last murderer. Sol che si consideri che l'inserimento di quell'oggetto è stato fatto senza il minimo contatto diretto, cioè carnale, tra chi ha compiuto questo gesto e parti del corpo della vittima. Traspare da tutto questo una sorta di conoscenza unilaterale: l'assassino sapeva chi era Stefania, anche se non viceversa. Verosimilmente causa significativa differenza di età. Traspare un pregresso evidentemente di odio. Stefania rappresentava qualcosa per il suo assassino, qualcosa che il suo assassino evidentemente odiava. In nessun altro duplice omicidio del mostro di Firenze si riscontrano questi dettagli. E infatti, come si è detto, quindi chiudiamo la scheda e continuiamo. E infatti, come si è detto, Stefania viene vista e avvicinata in zona Santa Maria Novella, nel piano centro della città di Firenze. Da ciò che la ragazza ebbe a dire a due cugine, purtroppo disse poche parole, e con la cugina con cui si stava aprendo di più, Stefania dovette interrompersi, perché era entrata nella stanza dove le due ragazze stavano parlottando la signora Bonini, la madre di Stefania, che la ragazza evidentemente non voleva mettere in allarme. E questo avvenne solo pochi giorni prima che Stefania fosse uccisa dal mostro. Ma da questi pochi accenni, le cugine amiche, chiamole così, di Stefania, intuirono un turbamento della ragazza, generato da questi strani incontri. Agli inquirenti esse riferirono di aver avuto più di una semplice impressione, che quegli incontri avevano turbato parecchio Stefania. Gli incontri con questo sconosciuto individuo non furono incontri con un corteggiatore troppo intraprendente, furono peggio di questo. Ora però bisogna considerare che cos'era, del resto lo è anche oggi, la zona di Firenze dove questi brutti incontri di Stefania Pettini avvennero. Era senza dubbio un porto di mare, dove transitavano ogni giorno svariate migliaia di giovani, studenti e lavoratori pendolari, che andavano e venivano da Firenze, o in treno o in autobus. Davvero si può credere che in un luogo come questo una ragazza pure avvenente, come era Stefania Pettini, stando almeno a quante diverse fonti ci dicono, possa essere stata notata e avvicinata partendo da zero, cioè da qualcuno che non aveva nessuna conoscenza della giovane e che l'abbia incrociata per mera casualità?
È un evento certamente non impossibile, del resto, come dico sempre, in statistica l'evento impossibile non esiste, ma altrettanto certamente è evento altamente improbabile. Come abbiamo detto, la considerazione congiunta della dinamica dell'azione omicidaria nei confronti di Stefania Pettini e della più probabile modalità del contatto iniziale con la ragazza, che fu avvicinata nel luogo come i paraggi della stazione Santa Maria Novella, indicano con pochi dubbi che per l'assassino di Stefania lei non era una ragazza qualsiasi, una come un'altra. Lo abbiamo già detto, questo assassino doveva con ogni probabilità avere una conoscenza unilaterale pregressa di Stefania e della sua famiglia, e i tragici e terribili fatti che seguirono quegli incontri ravvicinati fiorentini ci dicono che per lui Stefania rappresentava qualcosa di molto negativo, qualcosa che questo assassino odiava. Questo ci porta a concludere che l'assassino di Stefania era originario e o avesse molto a che fare con la zona di Vicchio, la zona dove abitava con la sua famiglia, dove Stefania abitava con la sua famiglia. E guardate che questo l'avevano in mente anche gli inquirenti. Di recentissimo, l'amico Maremmano, questo è il suo account, che segue il mio canale, mi ha segnalato un video in YouTube nel canale di Franz Vinci al secolo Francesco Cappelletti, in cui si vede come il Perugini avesse detto al Pacciani, nel periodo in cui continuava a recarsi presso l'abitazione di Pacciani per cercare di fargli dire qualcosa di compromettente, se non addirittura di fargli ammettere di essere il mostro di Firenze, che era ormai noto a chi indagava che l'assassino delle coppie fosse di Vicchio, come era il Pacciani, appunto, fosse originario di Vicchio. E questo non poteva che legarsi a questi indizi di conoscenza pregressa di Stefania da parte di chi l'ha uccisa anche in modo selvaggio e poi oltraggiata anche da morta alla rabatta. Indizi che non potevano certo sfuggire a uno della scuola di Quantico, come si è detto poc'anzi, qual era il dottor Perugini. Diciamo che il dottor Perugini aveva colto un particolare importante, ma non era il Vicchiese giusto, quello su cui si era focalizzato, dovendosi ricercare l'assassino di Stefania con il coltello. Quello su cui Perugini appuntò l'attenzione era un Vicchiese coinvolto nella vicenda del mostro, ma non come un mostro uno, come pensava e ha sempre pensato Perugini. Ma noi oggi, a differenza dei Perugini del 1985, abbiamo ben chiaro quale fosse il profilo tecnico-professionale del mostro di Firenze, gli eventi dell'estate del 1982, oltre che la profilazione per capacità o competenze distintive di questo assassino, dimostrano inoppugnabilmente qual era questo profilo del mostro di Firenze. E come abbiamo detto poc'anzi, a proposito di Castelletti di Signa, un soggetto con questo profilo, un profilo adatto a rivestire un ruolo di massimo vertice nella struttura Stay Behind, a livello guerra nord-ostra di Toscana, collegabile in qualche modo alla zona di Vicchio e che quindi potesse avere quella conoscenza pregressa unilaterale di Stefania Pettini che aveva il suo assassino, noi non lo troviamo. Ciò significa ancora una volta, analogamente a quanto si è prima detto riguardo al caso di Castelletti di Signa, che fu un soggetto terzo, un suo subordinato che presumibilmente si trovava con lui, cioè con il vero mostro di Firenze o un mostro uno, in zona Santa Maria Novella nel periodo giugno-luglio del 1974. Il periodo in cui gli uomini della locale cellula clandestina Stay Behind, livello guerra non ortodossa, comandata dal mostro di Firenze, erano in zona Santa Maria Novella, in preparazione dell'attentato al treno Italicus che avvenne il 4 agosto del 1974. Un soldato esecutore di operazioni di guerra non ortodossa. Fu con ogni probabilità questo soggetto a segnalare al mostro 1 Stefania Pettini. E mostro 1 decise di agire seguendo il protocollo copione che lui da chissà quanti anni aveva in mente e che forse almeno in parte, cioè non tutto il copione che verrà seguito nella serie omicidia degli anni Ottanta, ma almeno parte di esso, mostro uno aveva già applicato in passato, ancorché in luoghi molto diversi e distanti dalla campagna fiorentina. Questo voleva, ed è questo che voleva capire la procura con la sua richiesta a Borgognissanti del 3 luglio del 1982. Ma per fortuna, tra virgolette, del mostro, Borgognissanti rispose con l'apertura della pista sarda. E quindi queste intuizioni andarono a farsi benedire. Ricevuta
da questo suo sottoposto, che evidentemente era della zona di Vicchio. La segnalazione riguardante la sventurata Stefania Pettini, il mostro decise che si sarebbe dovuta seguire la ragazza, la giovane, e studiarne le abitudini. E così si venne a sapere del luogo di abituale o frequente appartamento della ragazza con il suo fidanzato, alle Fontanine di Rabat, il luogo dove per la prima volta si sarebbe cercato di seguire, di applicare il protocollo del futuro mostro di Firenze. A questo punto, spiegate le due circostanze che dovevamo spiegare, sappiamo che il mostro fu informato da suo subordinato nel nucleo territoriale di guerra non ortodossa toscano, che 6 anni prima era a Signa, probabilmente col ruolo di sicario degli amanti complici Barbara Rocci e Antonio Lobianco, circa quel fatto di sangue, circa arma e munizionamento utilizzati nell'occasione. E vi è anche una possibilità che questo suo subordinato gli abbia portato in dote l'arma con cui aveva sparato a Castelletti di Signa, nel frattempo modificata o modificata in previsione dell'aggressione della Rabatta. Al mostro fu segnalata, sempre da suo subordinato, nel nucleo territoriale di guerra non ortodossa toscano, un soldato in questo particolarissimo tipo di guerra non convenzionale, verosimilmente originario della zona di Vicchio e significativamente più anziano di Stefania Pettini, che pertanto poteva avere quella conoscenza unilaterale della ragazza e della famiglia da cui lei proveniva, di cui si è detto, e che nel periodo giugno-luglio del 74 si trovava molto spesso, per non dire quasi tutti i giorni, con il mostro, ma meglio dire agli ordini del mostro, a Firenze, presso la stazione di Santa Maria Novella, quindi nel tempo e nel luogo dei brutti incontri di Stefania Pettini. Ebbene, la prima cosa che abbiamo fatto, seguendo normali tecniche di indagine, è verificare se vi fosse una figura tra le tante note più o meno collegate alla vicenda del mostro di Firenze, che potesse essere un subordinato del mostro nel nucleo di guerra non ortodossa toscana e con le caratteristiche giuste per essere sia l'informatore del mostro riguardo i fatti di Signa, in quanto possibile sicario in quell'episodio, sia colui che segnalò al mostro Stefania Pettini, avendola anche avvicinata in zona stazione di Firenze. Infatti, in linea di principio, parrebbe assai poco probabile trovare fra i personaggi in qualche modo ricollegabili alla vicenda del mostro di Firenze, una tale figura. Un uomo, cioè, con tutte le caratteristiche che erano necessarie per essere reclutato in un nucleo territoriale di guerra non ortodossa, che potesse credibilmente essere stato coinvolto nel fatto di sangue di Castelletti di Signa, probabilmente come sicario, che potesse aver frequentato assiduamente, agli ordini del suo capo mostro 1, la zona di Santa Maria Novella, nel periodo giugno-luglio del 74, cioè il periodo dei brutti incontri di Stefania in quella zona, che potesse avere una conoscenza pregressa di Stefania Pettini e della sua famiglia, ma che per troppo grande differenza di età non fosse invece conosciuto da Stefania Pettini e che quindi fosse originario della zona di Vicchio. Sono dunque davvero tanti i requisiti da soddisfare per un'unica persona, riducendo significativamente la probabilità di trovare la figura adatta. E invece, sorprendentemente, salta subito fuori una figura che copre tutti questi requisiti al 100%, ce li ha proprio tutti questi requisiti, nessuno escluso. È la figura di Gian Piero Vigilanti. Di per sé, questa sovrapposizione di profilo non costituisce, siamo d'accordo, una prova opponibile in un giudizio. È semmai un importante indizio in sede di indagine che giustifica e richiede approfondimenti da cui ottenere eventualmente prove. Ma purtroppo, a parte alcune perquisizioni all'abitazione di Vigilanti a Prato e della di lui madre a Vicchio, fatte subito dopo il duplice omicidio degli Scopeti, veri approfondimenti riguardo Vigilanti sono stati fatti quantomeno con grande ritardo. Caso emersione, poco dopo il 1985, della pista Pacciani, la pista sulla quale Perugina e la sua squadra si concentrarono. Basti qui ricordare che Vigilanti è stato iscritto nel registro degli indagati, cosa alquanto diversa dalla lista SAM, per la prima volta nel 2017. Sicché per incastrare i vigilanti si sarebbero dovuti ritrovare in situ allo stesso vigilante riconducibile o l'arma del mostro o parti anatomiche delle vittime del mostro conservate sotto formalina. Ritrovamenti che comprensibilmente erano del tutto improbabili a così tanta distanza di tempo dalla definitiva sparizione di scena del mostro.
Tuttavia, in una ricostruzione storica, volta dunque a stabilire una verità storica non giudiziale, questa pressoché perfetta sovrapposizione di profilo va molto vicino al concetto di prova. La figura assolutamente credibile di spalla o aiutante di campo del vero mostro nel nucleo di guerra non ortodossa toscano e al contempo informatore del mostro su episodi, circostanze e persone che il vero mostro non poteva conoscere, coincide dunque in misura impressionante con quella del noto Giampiero Vigilanti, soggetto che figura nella famosa lista SAM sin dal 1985, ufficialmente indagato per i delitti del mostro nel 2017 e infine prosciolto, se non sbaglio, a inizio 2020, come era da attendersi del resto, visto che è stato formalmente indagato per la prima volta ben 32 anni dopo l'ultimo duplice omicidio del mostro. Il quale Vigilanti torna in Italia dalla Francia all'inizio del decennio 60 del secolo scorso. Proprio quando in Toscana, in particolare in provincia di Firenze, si era appena avviata l'attività di reclutamento degli organici della futura cellula di guerra non ortodossa, che uscirà dalla condizione di sonno poco meno di una quindicina d'anni più tardi, nel 74. Avendo il vigilante il profilo perfetto, ex legionario con esperienze maturate in zone belliche particolarmente calde e inclinazioni politiche decisamente destrorse, e direi neofasciste, per essere attenzionato dagli agenti recruiters, come era ad esempio dell'amico, che all'epoca lavoravano alla costituzione di questa cellula clandestina. Ed è davvero difficile credere che uno come lui, oltretutto noto a livello locale proprio per questi suoi trascorsi nella regione straniera e di cui persino la stampa locale aveva parlato al suo ritorno dalla Francia, non sia stato attenzionato e contattato da questi agenti reclutatori. E infatti, guarda caso, nel 1963 il vigilante trova un lavoro che per uno con il suo curriculum sa tanto di copertura in un carbonizzo della Calvana, la zona della provincia di Firenze dei campi paramilitari sponsorizzati dal SID e poi divenuto SISMI, crocevia di uomini dei servizi neofascisti e criminali comuni, nonché zona di covi dell'anonima Sarda Pratese. Rileva al riguardo la testimonianza del noto ordinovista toscano, che era di Lucca, Marco Affaticato, che nel 1980 fu falsamente, a scopo presumibilmente depistante, tirato in ballo sia nel caso del 19 Italia caduto a Ustica, sia, neanche 2 mesi più tardi, nella strage della stazione di Bologna, con telefonate anonime che una decina d'anni dopo si scopriranno provenienti dal centro di controspionaggio SISMI di Firenze, diretto da Federico Mannucci Benincasa, il quale fu per questo indagato e rinviato a giudizio, vedasi ancora una volta la sentenza ordinanza Italicus bis del 1994, il quale Affaticato ebbe a riferire agli inquirenti che lo interrogavano sulle attività delle cellule nere in Toscana, che nella cellula di guerra non ortodossa, che nella primavera del 74 aveva messo a segno l'attentato dinamitardo al tratto ferroviario fra Vernio e Vaiano nel Pratese, lungo la strategica linea di comunicazione Firenze-Bologna, militavano almeno 3 soggetti, noti con i nomi in codice o di battaglia di legionario, postale e bibliotecario. È praticamente certo che almeno alcuni di questi individui, nei mesi di giugno e luglio del 74, frequentassero assiduamente la zona di Santa Maria Novella in preparazione dell'attentato al treno Italicus che avverrà il 4 agosto del 74. Tra il 63 e il 67, più o meno, l'ex legionario vigilante risiede a Vaiano, il principale centro abitato della Calvana, e la sua casa di abitazione in quel paese, secondo quanto riferito dallo stesso vigilante, era a 2 passi dalla casa di Salvatore Vinci, che sempre il vigilante dichiara di aver conosciuto. Era un tipo violento, a dire di lui il vigilante, vigilante che poi si trasferisce a Prato, dove frequentò abitualmente il cosiddetto Bar dei Sardi, frequentato, oltre che dai fratelli Vinci, anche dai maggiori esponenti della potente e pericolosa anonima sarda della provincia di Firenze. Vigilanti è dunque uomo stay behind, frequentatore di ambienti di criminalità organizzata sarda. Ricordatevi quello che abbiamo detto a proposito del sicario di Signo. A cavallo tra i decenni 60 e 70 del secolo scorso, il nostro ex legionario Vigilanti cambia lavoro,
Venendo assunto dalla società di pompe funebri Ofisa di Firenze, la cui sede era, credo che lo sia ancora, ma non sono certo, in Viale Milton, zona Fortezza d'Abasso, molto vicino alla casa e al negozio dei Baldi. Il vigilante, tuttavia, lavorava nella sede distaccata di Careggi, vicina peraltro alla zona di Novoli, dove da poco più di 2 mesi lavorava Stefania Pettini, quando fu uccisa all'Arabatta. Sin dall'inizio degli anni 70, il vigilante faceva dunque pendolarismo tra Prato e Firenze. Ragione ulteriore per ritenere almeno frequente, se non abituale, la sua presenza in zona Santa Maria Novella nel periodo dei brutti incontri di Stefania Pettini, con un uomo cui, fra l'altro, la giovane attribuisce un'età compatibile con quella apparente almeno, del vigilante, che nel 74 era un 44enne, ma in ottima forma fisica. Il Vigilanti è originario di Vicchio, dove nasce nel 1930, 25 anni prima di Stefania Pettini. Quando Stefania nasce, il Vigilanti è in Vietnam, con la legione straniera. Particolare, a mio avviso, molto rilevante, che non è stato sufficientemente approfondito, è che la famiglia Vigilanti era notoriamente fascista, mentre quella Pettini era decisamente comunista. Durante gli anni della guerra di resistenza, il padre di Stefania fu un partigiano rosso localmente molto noto. Tornato dalla Francia, il Vigilanti prese a frequentare regolarmente Vicchio, dove si recava per far visita alla madre, che abitava nella frazione di Caselle del comune di Vicchio, a 2 passi dalla frazione di Pesciola o Pesciola, dove abitavano i Pettini. Nella perquisizione del 1985, fatta all'abitazione di Vigilanti a Prato e a quella della madre a Caselle, vengono trovati articoli di giornale riguardanti sia alcuni duplici omicidi del mostro, sia attentati. Vengono in particolare trovati articoli di giornale riguardanti la strage di Natale o del Rapido 904 del dicembre del 1984, episodio fotocopia dell'attentato al treno Italicus del 1974. E a casa della madre del vigilante viene ritrovato un articolo di giornale del 1974 che parlava del duplice omicidio dell'Arabatta. Un foglio di giornale conservato dunque per 11 anni, durante ben 7 dei quali quel duplice omicidio era rimasto un caso isolato, non ricollegato all'attività del mostro di Firenze. Un indizio non da poco di una conoscenza pregressa tra la famiglia Pettini e la famiglia Vigilanti. Se dunque c'era una persona indagata, diciamo così, legata, scusate, in qualche modo alla vicenda del mostro, che poteva avere una conoscenza unilaterale di Stefania Pettini e conoscere la sua famiglia, che poteva anche avere motivi di risentimento, di odio nei confronti di ciò che Stefania Pettini rappresentava, ebbene costui è certamente Giampiero Vigilanti. Nel nostro ultimo video abbiamo peraltro evidenziato come anche Pacciani fosse di Vicchio, anche lui molto più anziano di Stefania Pettini, e abbiamo prima osservato come il Perugini, almeno agli esordi della pista Pacciani, considerasse questo un elemento importante contro il contadino all'epoca residente ormai da tanti anni a Mercatale, probabilmente per le medesime ragioni che abbiamo anche noi evidenziato, cioè per via degli elementi non irrilevanti da cui può evincersi un qualche legame, una qualche conoscenza pregressa, unilaterale per ragioni di età, tra Stefania Pettini e chi l'ha uccisa a coltellate alle fontanine di Rabatta. Tuttavia, a parte le inclinazioni politiche del Pacciani, che parrebbero più vicine a quelle della famiglia Pettini che non a quelle dei vigilanti, il problema fondamentale dell'associare la figura del Pacciani, quella dell'informatore e segnalatore del mostro riguardo alla persona di Stefania Pettini, è che il pregiudicato, violento, dedito all'alcol, chiacchierone, esibizionista, sessuomane, Pacciani non aveva alcuna carta in regola per essere un uomo della cellula clandestina di guerra non ortodossa, al cui livello più alto era il vero mostro. E non c'è niente che possa indicare una qualche conoscenza tra il Pacciani e qualcuno dei sardi coinvolti nel duplice omicidio di Signa. Per la verità, queste caratteristiche personali di Pietro Pacciani non sono compatibili neppure con quelle di assassino o di un assassino delle coppie. Soggetto lucido, freddo, razionale nella sua azione, tanto da non aver mai lasciato tracce veramente utili alle indagini scientifiche del suo tempo, e soggetto certamente non sessuomane, che, a parte i contatti puramente strumentali, come lo spostamento dei corpi, ha sempre evitato, parte dalla rabatta, il contatto diretto con le sue vittime.
Anche se, come vedremo nei prossimi video, una conoscenza tra il pacciano e un candidato molto credibile per essere il mostro 1, il vero mostro di Firenze, c'era. Il coinvolgimento di una figura come quella del vigilante non fa che confermare che per comprendere la verità riguardo alla vicenda del mostro di Firenze occorre avere un'idea più precisa possibile, e questo non è affatto banale, della cellula di guerra non ortodossa, le cui basi erano nel Fiorentino. Vigilanti fu uomo di Mostro 1, il vero mostro di Firenze, nel nucleo di guerra non ortodossa e toscana, la realtà clandestina che fu assolutamente potente e influente nel Fiorentino in una certa epoca e che produsse il fenomeno mostro di Firenze. Senza la comprensione di questa sfuggente e oltremodo pericolosa realtà, non è possibile parlare con sufficiente cognizione di causa di mostro di Firenze. In quanto subordinato, fidato aiutante di campo del vero mostro, dell'unità di guerra non ortodossa di Toscana, perché questo fu veramente il vigilante, egli, sia per attitudini e caratteristiche personali, sia perché in una struttura di guerra non ortodossa il tuo capo era il tuo capo, e il tuo capo non si discuteva, si eseguivano gli ordini del tuo capo, senza distinzioni e senza se e senza ma. Si trovò così ad essere aiutante di campo del mostro anche nella parallela attività di quest'ultimo in quanto omicida di coppia. Un'attività, fino a prova contraria ad oggi non emersa, parallela e indipendente quanto a motivazioni dalla guerra non ortodossa, giornalisticamente definita strategia della tensione, ma nella quale questo mostro fu aiutato e coperto e non fermato come ci si sarebbe potuto attendere e come si sarebbe potuto fare. In ragione del mestiere e della posizione che costui occupava nella rete Stay Behind di Toscana, e in particolare nel livello più occulto e importante di questa rete, nel periodo della Guerra Fredda, il livello della guerra psicologica e non convenzionale. Nell'unità di guerra occulta a bassa intensità di Toscana, il mostro di Firenze fu uomo della massima importanza, insostituibile, conduttore delle operazioni belliche di guerra psicologica non ortodossa di questa unità clandestina. E questo è dimostrato, non ci stancheremo mai di ripeterlo, da cosa è dimostrato? Dal livello dei soggetti che scesero in campo per depistare l'indagine sui suoi terribili delitti nell'estate del 1982, in un momento di difficoltà del mostro dopo la difficile aggressione di Baccaia. Prima di tutto, dunque, per arrivare al vero mostro di Firenze, occorre farsi un'idea dell'organigramma e del disegno organizzativo di questa unità o struttura clandestina, che è l'ambiente che ha generato e poi protetto, fin quando ciò fu possibile, il fenomeno mostro di Firenze. Noi proviamo ora ad abbozzare uno schema molto generale, perché è molto difficile tracciare un disegno preciso con i mezzi di cui disponiamo, e comunque nessuno l'ha mai fatto prima d'ora, della parte fiorentina, quantomeno del nucleo toscano di guerra non ortodossa, che però è la parte più importante di questa di per sé importante cellula, perché è a Firenze e dintorni che troviamo il quartier generale operativo e gli uomini chiave di questa struttura clandestina. Ma a noi serve anche solo un abbozzo di organigramma, perché il nostro obiettivo non è ovviamente quello di disvelare nella sua interezza la cellula di guerra non ortodossa di Toscana, la più importante attiva cellula di guerra non ortodossa tra quelle schierate sul territorio italiano tra il 1974 e il 1985, ma quello di individuare al suo interno il soggetto deviato e assolutamente pericoloso che per sue malate ragioni diede vita al mostro di Firenze. Sono ancora una volta prevalentemente i fatti dell'estate del 1982 a farci intravedere qualcosa della cellula Stay Behind, livello guerra non ortodossa basata in provincia di Firenze. Questo perché nell'estate del 1982, dopo la difficoltosa aggressione perpetrata dal mostro a Baccaiano e i timori che grazie ai fatti di Baccaiano la procura potesse avere per la prima volta qualcosa in mano e non brancolasse più nel buio più assoluto, è per questo motivo che questa cellula clandestina si dovette muovere per parare le tergate del mostro. E quindi sono questi fatti che ci fanno intravedere la struttura di questa cellula clandestina,
di guerra non ortodossa, quantomeno quella basata, no, operante in provincia di Firenze. Ricordiamo innanzitutto che, quindi ora parliamo della cellula clandestina o nucleo di guerra, di nucleo territoriale di guerra non ortodossa toscana. Ricordiamo innanzitutto che dopo un conflitto molto serrato all'inizio del decennio 60, tutto interno alle forze armate e al servizio segreto, esclusivamente militare all'epoca, tra una componente contraria alla soluzione che si scelse infine di abbracciare, quella delle unità irregolari a composizione mista, sul modello dell'OAS, Organisation de l'Armée Secrète francese, componente che faceva capo al comandante del servizio segreto italiano, l'allora SIFAR, generale dei carabinieri De Lorenzo, e al suo braccio destro, colonnello anche lui dei carabinieri Renzo Rocca, morto ufficialmente suicida, ma in realtà in circostanze mai definitivamente chiarite, nel 1968, alla vigilia dell'avvio della stagione stragistica in Italia, è una componente invece favorevole a questa soluzione, che era fortemente voluta dal comando strategico americano e in particolare dalla CIA. Componente questa che, limitatamente all'Italia, faceva riferimento al capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, generale Aloia. Prevalse infine l'idea di adottare il modello di unità mista voluto da Aloia, in applicazione alle direttive del Comando Strategico del Blocco Occidentale in Guerra Fredda. Si avviò quindi la formazione di unità miste, composte cioè da militari e civili, secondo il modello già adottato dalla francese OAS, come abbiamo visto, per le tattiche di controguerriglia e guerra psicologica nel conflitto di Algeria, sorvolando su talune forti preoccupazioni che erano state espresse dal CASM, il Centro Alti Studi Militari, emanazione del SIFAR, in relazione alla elevata pericolosità di queste formazioni miste per le popolazioni civili dove esse, e civili dove essero sarebbero state dislocate, dove esse, queste unità irregolari, sarebbero state dislocate, in relazione ai criteri di reclutamento che necessariamente si sarebbero dovuti adottare per la loro costituzione. Del resto non è che si potevano facilmente coinvolgere educande e viole mammole per fare la guerra non ortodossa. Una cinica guerra tra la folla, come la definisce Stefania Limiti nel suo doppio livello, cioè tra la gente del tuo paese o di un paese amico. Non era certo facile trovare individui disposti a fare certe cose, a fare questo, cioè anche a uccidere gente innocente, che fossero però anche bravi padri di famiglia. La componente militare appartenente o comunque legata ai servizi di intelligence era un po' la spina dorsale di ogni importante nucleo territoriale di guerra non ortodossa a composizione mista. In Italia questa componente militare vuole dire l'asse carabinieri, servizio segreto militare, al quale l'arma forniva da sempre i quadri di medio e alto livello. Ma analogo asse troviamo ad esempio in Belgio, in questo caso tra la gendarmerie, l'analogo dei carabinieri italiani, e il servizio segreto militare belga. Intreccio questo cui si deve aggiungere l'alleanza con gruppi di estrema destra e che in Belgio è emerso clamorosamente nel corso dell'indagine sui misteriosi eccidi del Brabante Vallone. Questa spina dorsale aveva un terminale superiore, chiamiamolo così, che potremmo paragonare a un sistema nervoso centrale, di norma posto all'interno del locale, perché parliamo di nuclei territoriali, centro di controspionaggio decentrato del servizio segreto militare. Servizio segreto militare che ricordiamo era il SIFAR dal 1946 al 1966, poi divenuto SID successivamente allo scandalo cosiddetto del Piano Solo esploso nel 1965, grazie al quale si fece fuori la fazione De Lorenzo che era contraria, come abbiamo detto, all'adozione di questo modello di unità miste, no? Per la loro pericolosità. E quindi diciamo con questo scandalo, cosiddetto Piano Solo, si fece fuori De Lorenzo e quindi da SIFAR si passò nel servizio riformato, divenne SID e poi nel 1977 SISMI, con sdoppiamento dell'anima militare, SISMI appunto, e civile o democratica, SISDE, no? In seguito allo scandalo della Rosa dei Venti del 1974. Così, nel caso del nucleo toscano, vediamo questo sistema nervoso centrale
ubicato a Firenze, in Borgo Ogni Santo, dove era, oltre al comando generale dell'Arma dei Carabinieri della provincia di Firenze, anche il centro di controspionaggio, prima SID, poi dal 77 in avanti SISMI, diretto per circa 20 anni, record assoluto di permanenza a capo di un medesimo centro di controspionaggio decentrato, dal colonnello dei carabinieri Federico Mannucci Benincasa, l'uomo chiave dell'ala militare della rete Stay Behind, che fu dietro la cosiddetta strategia della tensione in Italia, colui che fu invariabilmente presente nei centri di controspionaggio delle zone in cui un nucleo di guerra nordrossa importante fu attivato. Lo troviamo infatti presso il centro di controspionaggio del SID di Padova, dal 1966 al 1971 e poi dal 71 al 91 al centro di controspionaggio SID, poi SISMI di Firenze. Uomini chiave nel centro di comando territoriale fiorentino, negli anni in cui la cellula toscana rimase attiva, furono dunque, oltre ovviamente all'ampiamente noto agli storici del periodo, nella cosiddetta strategia della tensione, nonché alle cronache giudiziarie, colonnello Federico Mannucci Benincasa, di cui si è ampiamente detto, autentico e indecifrabile mosaico di opacità e depistaggi, come ebbe a definirlo la giornalista scrittrice Rita Di Gioacchino, coinvolto in tante indagini anche su episodi stragistici della massima gravità. Oltre a Federico Mannucci Benincasa, dicevo, abbiamo il capo delle attività investigative di Borgo Ogni Santi, dal 1981 tenente colonnello, congedatosi poi con il grado di colonnello, nonché agente case officer, specialista di operatività camuffata e reclutatore per conto del centro di controspionaggio SIFAR, poi SID, poi SISMI di Firenze, Olinto dell'amico, che nella linea di riporto parallela, non alla luce del sole, rispondeva al colonnello Federico Mannucci Benincasa. L'asse non alla luce del sole, Federico Mannucci Benincasa, Olinto dell'amico, ebbe totalmente in mano l'attività investigativa del comando dell'arma di Borgo Ogni Santi, cioè delle attività investigative di polizia giudiziaria nella provincia di Firenze, tra il 1971 e tutto il 1984 almeno, quindi negli anni di attività del mostro di Firenze sostanzialmente. Poi il pallino delle indagini di polizia giudiziaria sull'assassino delle coppie cominciò a passare nelle mani della SAM, unità interforze comandata dalla Polizia di Stato, che assunse la piena responsabilità delle attività antimostro dopo il duplice omicidio degli Scopeti, quando arrivò a Firenze il dottor Perugini. Ma andiamo e continuiamo con i nomi che, diciamo, dei probabili appartenenti a questa struttura clandestina di guerra non ortodossa che aveva quartier generale a Firenze e dintorni. Nel 68 rispondeva a Olinto dell'amico, anche se fu così solo per un anno, il brigadiere, questo è il grado nella gerarchia ufficiale, Gerardo Matassino, agente specialista di operazioni di penetration e recruiting in ambienti di criminalità organizzata e più in generale di operazioni camuffate, come dell'amico del resto. Trasferito dal Cagliaritano a Firenze a inizio 68, fu braccio destro dell'amico nella totalmente distorta indagine di polizia giudiziaria sul duplice omicidio di Castelletti di Signa, per singolare coincidenza maturato all'interno di un ambiente sardo di soggetti prevalentemente provenienti dal Cagliaritano e non si occupò d'altro durante la sua breve permanenza a Firenze, anche perché a inizio 69 era già stato trasferito in Campania. Nel 1982 troviamo agli ordini di dell'amico, analogamente al caso del Matassino, sia nella catena di comando alla luce del sole, sia in quella parallela non alla luce del sole, il maresciallo Francesco Fiori, colui che nell'estate del 1982, opportunamente istruito dal dell'amico, si recò dal giudice incaricato dell'indagine sul mostro Vincenzo Tricomi per fargli aprire la pista sarda e infine, a scoppio ritardato, cioè solo quando l'avvenuta apertura della pista sarda divenne di pubblico dominio, se ne assunse, evidentemente d'accordo col suo capo dell'amico, il merito, dicendo di essersi ricordato lui a inizio luglio di quel vecchio caso ormai chiuso di duplice omicidio passionale avvenuto a Castelletti di Signa, poiché nel 68 sarebbe stato a suo dire di stanza presso il comando dei carabinieri di Signa. Ma di carte che possono provare questa affermazione del Fiori, peraltro sempre confermata dal dell'amico, non se ne sono ad oggi trovate. E comunque, verso la metà di luglio,
Quando dell'amico e Fiori contattarono il Tricomi per mandarlo in cerca del fascicolo del processo Mele, gli dissero un'altra cosa al Tricomi. Gli dissero che il caso di Signa gli aveva fatto ritornare in mente una lettera anonima. Una lettera anonima su Signa che invece non risulta mai essere pervenuta. Non esiste agli atti una lettera anonima sul caso di Castelletti di Signa. Insomma, la condotta di dell'amico e Fiori fu ben strana nei giorni dell'apertura della pista sarda, ma noi sappiamo bene perché. Noi sappiamo bene perché fu così strana. Perché in quei giorni si lanciò il macigno sul corso dell'indagine sul mostro, cioè si aprì la falsa pista investigativa sarda, tenendo ben nascosta la mano di dell'amico e Fiori, che quel macigno stava lanciando. Lanciando. Questi dunque i nomi che facciamo a livello centrale, a livello borgognisanti. Manucci Benincasa e dell'amico, questi sono i nomi fondamentali. Poi abbiamo detto il Matassino, anche se ci resta solo un anno, però poi fa quello che fa a Casal di Principe e a Firenze ci torna molto spesso. E il Francesco Fiori, che è il braccio destro dell'amico nell'apertura nell'operazione false flag, apertura della pista sarda. Ok? Dal cervello centrale borgognisanti, la spina dorsale del locale nucleo territoriale di guerra non ortodossa si ramificava sul territorio, particolarmente infiltrato da uomini dell'arma, che verosimilmente erano anche uomini della cellula Stay Behind, che faceva capo a borgognisanti. Era il comando dei carabinieri di San Casciano Val di Pesa. Non a caso il distretto privilegiato del mostro di Firenze. La casa, era a casa sua lì il mostro di Firenze, che negli anni del mostro era guidato dal maresciallo Vincenzo Lodato, a cui ordine operava il brigadiere Filippo Neri Toscano. Quest'ultimo coinvolto nella storia del mostro, con accusa particolarmente grave da Giancarlo Lotti. Nella fattispecie, però, diversamente dal caso della sua testimonianza contro Pacciani e Vanni, giudicato non credibile. E peraltro il Toscano fu anche anomalo, assiduo frequentatore, stando ad Antonietta Sperduto, Milva Malatesta e Filippa Nicoletti, della casa del sedicente mago di San Casciano, Salvatore Indovino, frequentata per strani festini e riti orgiastici anche dai compagni di merenda. Presso il comando dei carabinieri di Prato troviamo poi, sempre in quegli anni, il brigadiere Vincenzo Parretti, che proprio nella prima settimana di luglio del 1982, guarda caso, quando a Firenze Olinto dell'amico Francesco Fiori si stavano preparando a contattare il giudice istruttore Tricomi per parlargli per la prima volta in assoluto del caso di Castelletti di Signa in relazione alla vicenda del mostro e della necessità che il Tricomi acquisisse il fascicolo del processo Mele con relativo corpo di reato allegato, riceve rivelazioni da una misteriosa fonte, mai dal Parretti disvelata, per motivi a dir poco risibili. Un giuramento di sangue a prova del quale egli mostrò le cicatrici rimastegli a chi gli chiedeva di svelare chi fosse la fonte di queste rivelazioni, che riguardavano i veri colpevoli del duplice delitto di Castelletti di Signa, i due fratelli Vinci, secondo questa misteriosa fonte pratese. Il Parretti predispose un dossier sulla base di queste rivelazioni, che non si è mai capito se sia stato spedito o meno a Borgognisanti, come avrebbe però dovuto certamente farsi, se non altro quando la competenza delle indagini sul duplice omicidio di Travalle passò da Prato a Firenze, cioè alla Procura di Firenze e a Borgognisanti, quale funzione di polizia giudiziaria, e che però a Borgognisanti non risulta mai essere pervenuto. Questo fascicolo Parretti è citato per la prima volta in fonte ufficiale, la sentenza Rotella, ben 7 anni dopo la sua redazione, da parte del brigadiere Parretti. Probabilmente, analogamente all'appello a mezzo stampa fantomatico cittadino amico del 20 luglio 82, quest'ultimo mai specificamente citato da nessuno, neppure in sentenza Rotella, prima di essere scoperto dal compianto forumista Stefano Galastri, detto De Gotia, il dossier Parretti fu carta che ci si era predisposto, che ci si era predisposti e che si sarebbe potuta giocare in caso di atteggiamento maggiormente critico e inquisitorio
della procura circa le modalità con cui era stata aperta la pista sarda. Ma una carta che non ci fu bisogno di giocare, poiché la procura abboccò rapidamente all'esca della pista sarda nel 1982, dopo aver acquisito il primo esito degli accertamenti peritali eseguiti da Spampinato, Ignazio Spampinato, sui reperti balistici miracolosamente, tra virgolette, ritrovati a Firenze nel fascicolo mele, concentrandosi proprio su uno dei due sardi tirati in ballo dalla misteriosa fonte del Parretti, il Francesco Vinci. La componente militare di una unità clandestina a composizione mista di guerra non ortodossa, abbiamo fatto ora i nomi di alcuni uomini che probabilmente operavano all'interno o per conto di questa unità clandestina, vi ripeto ancora una volta per l'importanza, Federico Mannucci Benincasa, Olinto dell'Amico, Gerardo Matassino, Francesco Fiori, Vincenzo Parretti. Bene, questa componente militare agiva di norma con funzione di organizzazione, coordinamento e soprattutto copertura delle azioni di guerra non ortodossa, evitandosi in genere l'esposizione diretta di militari in regolare servizio, per le comprensibili conseguenze che sarebbero scaturite da un loro eventuale intercettamento da parte delle indagini. Cioè l'esposizione diretta in azioni proprio belliche di guerra non ortodossa. Così gli esecutori materiali delle operazioni di guerra non convenzionale furono molto più spesso i civili, uomini non in divisa, preferibilmente con trascorsi militari importanti e con passione ed esperienza nel maneggio di armi ed esplosivi, animati da sentimenti decisamente anticomunisti, spesso di estrema destra, neonazisti e neofascisti vari. Uomini quindi manipolabili alla bisogna, anche tramite la presentazione di falsi obiettivi, quali ad esempio l'instaurazione tramite colpo di Stato di una dittatura militare o di un governo di estrema destra. Ma furono arruolati anche criminali comuni di vario genere, meno manipolabili dei neofascisti, ma gestibili nella logica dello scambio di favori. Questo tipo di alleanza la osserviamo comprensibilmente solo nelle unità di guerra non ortodossa italiane, in relazione alla particolare forza che nel nostro territorio hanno tradizionalmente le organizzazioni criminali. L'agente OSS e poi CIA Peter Tompkins, che operò a lungo in Italia negli anni in cui si lavorò alla formazione di queste unità clandestine, combattenti in una guerra assai diversa da quella tradizionale, che troviamo chiamata in diversi modi nei documenti dei servizi occidentali dell'epoca, guerra non ortodossa o non convenzionale, guerra a bassa intensità, guerra psicologica, guerra rivoluzionaria, e che Stefania Limiti chiama con nome particolarmente evocativo, guerra tra la folla. Ebbene, il Tompkins lo disse senza troppi giri di parole. Per condurre la guerra non ortodossa furono reclutati e addestrati nelle basi USA NATO e in campi paramilitari sponsorizzati da certi servizi, oltre a neofascisti di ogni ordine e grado, anche mafiosi, cioè uomini della criminalità organizzata, killer, psicopatici ed esaltati vari. Criteri di reclutamento questi, che peraltro sono coerentissimi con i timori che furono espressi all'inizio del decennio 60, nel 1963 per la previsione, dal Centro Alti Studi Militari Italiano, l'abbiamo detto prima, il CASM, che proprio per via di questi criteri di reclutamento paventava danni irreparabili per le ignare popolazioni dove queste unità irregolari e clandestine sarebbero state dislocate. Guardando al nucleo territoriale di guerra non ortodossa di Toscana, erano membri civili, cioè non militari, di questa struttura il legionario, il postale e il bibliotecario di cui parla Marco Affaticato, in relazione agli attentati dinamitardi a strutture ferroviarie avvenuti nella provincia di Firenze. L'Affaticato li nomina con specifico riferimento all'attentato al tratto di linea ferroviaria tra Vernio e Vaiano, in Calvana, che solo per fortunata coincidenza non causò una gravissima strage. Ma è chiaro che costoro, che furono dietro anche all'attentato meno di 4 mesi successivo, del treno Italicus, bomba piazzata a bordo del convoglio quando questo era in sosta alla stazione di Santa Maria Novella in Firenze. Dell'ex legionario Giampiero Vigilanti, con probabilità molto alta il legionario di cui parla l'Affaticato, abbiamo ampiamente detto. Ma qualcosa potremmo dire anche del postale,
Nome cui riteniamo del tutto credibile, sul punto ha fatto una ricerca di notevole interesse Valeria Vecchione, associare la figura di un impiegato delle poste centrali di Firenze, tale Federico Misseri, membro di rilievo del gruppo terroristico Prima Linea, con il ruolo di armiere, ma con un profilo anomalo per essere un terrorista di impostazione marxista. Appassionato di armi ed esplosivi, detentore di un importante arsenale, ovviamente illegalmente detenuto, nonché esperto cultore di arti marziali. Un profilo più da infiltrato che non da guerrigliero comunista, come del resto parrebbe confermare la sua lieve condanna, a fronte del suo ruolo invece, almeno apparentemente, molto rilevante che aveva avuto all'interno di Prima Linea. Ma da questo punto di vista la figura interessante è anche quella di Rolf Reinecke. Similmente al vigilante, soggetto ambiguo e sfuggente, con accertate simpatie di estrema destra e passione per le armi e per gli esplosivi. Anche lui, esattamente come il vigilante, attivo negli anni 60 e 70 in un carbonizzo della zona della Calvana, anche se non lo stesso carbonizzo del vigilante, a quanto pare. Zona del Pratese, la Calvana, non solo di carbonizi, ma anche di campi paramilitari, dove all'epoca le future milizie della guerra non ortodossa si addestravano, come quel Rolf Reinecke che gli appassionati del caso del mostro sanno benissimo, che negli anni Ottanta abitava in piena zona mostro a Villa La Sfacciata, in via di Giogoli, in Val di Pesa, e che fu proprio lui, per singolare coincidenza, a ritrovare i cadaveri dei suoi due connazionali uccisi dal mostro nel settembre 1983. Altra figura interessante, nonché coerente con il profilo del soldato della guerra non ortodossa tracciato da Peter Tompkins, abbiamo detto prima, è quella di Gianni Frezzolini, impiegato presso il Tribunale di Firenze, nonché delinquente comune. Forniva, sfruttando la sua posizione all'interno dei tribunali, colpi di reato sostanzialmente armi e munizioni, a bande criminali, come accertato da indagini condotte negli anni 80 e 90. E potrebbe essere stato utilizzato dai registi del depistaggio del 1982, in particolare da Olinto Dell'Amico, per l'operazione di manipolazione del fascicolo mele, mediante il quale si aprì la pista santa. Nonché, sempre Frezzolini, i rapporti con la famiglia Cambi, rapporti però non cristallini e di disinteressata amicizia, a quanto ci ha fatto capire la sorella di Susanna Cambi, Cinzia Cambi. Ci sono poi altri soggetti non militari, con ogni probabilità appartenenti o comunque coinvolti nelle attività del nucleo territoriale di guerra non ortodossa a composizione mista di Toscana, il nucleo con quartier generale operativo a Firenze e dintorni e base di riferimento a Camp Darby. Base USA extraterritoriale di riferimento Camp Darby, che per essere stati nel giro di questa unità di guerra non ortodossa furono a un certo momento, tra il 74 e il 1981, coinvolti nella vicenda dello spietato e infallibile assassino seriale ancora oggi noto come Mostro di Firenze, il quale fu in parallelo anche temporale rispetto alla sua attività di assassino di coppie, uomo del livello massimo di questa struttura clandestina. Soggetti che però, almeno per ora, non intendo nominare. Ce ne occuperemo nei nostri video, dopo aver tolto la maschera al vero mostro di Firenze, quando cercheremo di completare l'organigramma di questo sodalizio criminale, no? È importante però sottolineare che quanto già detto per i vigilanti vale anche per questi soggetti, ripeto, reclutati tra il 1974 e il 1981, anch'essi non militari, cooptati o cooptabili alla bisogna nelle attività del nucleo di guerra non ortodossa di Toscana. Essi furono in primis uomini nel giro dell'unità combattente clandestina toscana, con vari ruoli a seconda di ciò che questi sapevano fare. Quindi essi furono in primis uomini nel giro dell'unità combattente clandestina toscana nella guerra non ortodossa, una guerra tra la folla. La definisce Stefania Limiti nel suo doppio livello, come si organizza la destabilizzazione in Italia, edito dalla Chiare Lettere. Una guerra che si svolse, grosso modo, tra il 69 e la metà circa degli anni 80, anche se con fasi molto diverse l'una dall'altra.
In quanto uomini di questa struttura clandestina, costoro si trovarono, ciascuno di questi in base alle sue capacità o dotazioni, come abbiamo detto, ad aiutare o a dover aiutare il mostro di Firenze, poiché questo assassino seriale era al vertice della struttura di guerra non ortodossa cui questi soggetti erano legati e che quasi per gemmazione aveva prodotto il fenomeno del mostro. Soggetti che da questo terribile killer, in ciò supportato da uomini chiave del nucleo di guerra non ortodossa toscano, che operavano dalle parti di Borgogni Santi e che ebbero il compito di creare un ambiente safe per questo intoccabile e con licenza di uccidere assassino seriale, furono giudicati idonei per le loro caratteristiche e, come vedremo, anche deviazioni personali, a coadiuvare e supportare questo importante agente di guerra non ortodossa anche nella sua parallela attività di assassino di coppie appartate. Dimostreremo questo in nostri prossimi video, dopo aver tolto la maschera al vero mostro di Firenze. Tuttavia, a scanso di equivoci, dico subito che non furono invece parte del nucleo di guerra non ortodossa toscano i guardoni del giro del mostro di Firenze, e tra questi in particolare i deviatissimi guardoni noti come compagni di merende, che non avevano alcuna caratteristica, anche culturale se vogliamo, che li rendesse selezionabili per far parte di una struttura di questo genere. Abbiamo già detto questo con riferimento alla figura di Pacciani. Come vedremo, i compagni di merende, Pacciani, Vanni e Lotti, ma probabilmente anche altri guardoni della categoria petriniana degli indiani di merende, furono, sia pure in quanto soggetti marginali, coinvolti nella vicenda del mostro di Firenze e hanno avuto a che fare con il fenomeno mostro, e solo con il fenomeno mostro, nulla sapendo e potendo dire di strutture di guerra non ortodossa e di guerra non ortodossa. Il mondo dei guardoni, che assieme alle coppie da loro spiate popolavano la campagna fiorentina negli anni 70 e fino all'inizio del decennio 80 del secolo scorso, cioè fino a che il tempo del mostro non mutò profondamente i costumi anche sessuali di quelle zone, e non solo di quelle zone. Un mondo contrassegnato da violenza, sessualità deviata e anche da esoterismo di tradizione pagana, dal latino pagus, villaggio di campagna, e così magistralmente affrescato nel documentario di Francis Trinipet, molto bello il suo ultimo lavoro. Un mondo però che però non produsse il terribile fenomeno del mostro di Firenze, ma dal mostro di Firenze fu infiltrato e utilizzato come una cellula tumorale aliena che entrò e pose fine a questo mondo rural, sessuale, magico, perché questo mondo, una volta passata la tempesta del mostro, non tornò mai più come era stato prima dell'avvento del tempo di questo terribile assassino seriale. Questo lo dimostreremo nei prossimi video della nostra serie Leviamo la maschera al mostro di Firenze. Ma ora torniamo a guardare la composizione tipica di una cellula di guerra non ortodossa, del tipo di quelle che furono operative in Italia negli anni del mostro. Abbiamo più volte detto nei nostri video che caratteristica peculiare dell'organizzazione X, il livello più occulto della rete Stay Behind, che fu dietro alla strategia della tensione in Italia, è stata l'alleanza con le organizzazioni criminali presenti nei territori presidiati. Un'alleanza che fu molto rilevante per le attività delle cellule territoriali di guerra psicologica e non convenzionale, e che rese le cellule clandestine italiane particolarmente potenti e influenti, nonché durature nel tempo. Anche parecchi anni dopo che il Comando Atlantico del Blocco Occidentale aveva cessato di adottare certe strategie di stabilizzazione del fronte interno. Le organizzazioni criminali, di norma apolitiche, in quanto il loro scopo è sempre solo l'arricchimento illecito, a prescindere da ogni colorazione politica. D'altro canto, proprio per questo loro tipico scopo, lo scopo di profitto, fisiologicamente non hanno mai simpatizzato per idee di stampo marxista o socialista, tutt'altro. Inoltre, queste organizzazioni assicurano controllo del territorio grazie al loro elevato potere militare. Possono fornire manovalanza in caso di necessità, e questo nel periodo della strategia della tensione accadde in diverse operazioni di guerra non convenzionale, ma soprattutto sono in grado di fornire supporto finanziario pressoché illimitato, disponendo di ingenti quantità di denaro in ragione dei loro multiformi traffici illeciti in cambio di copertura e favoreggiamento. Guardando la realtà del nucleo di guerra non ortodossa toscano negli anni del mostro, osserviamo
che in quegli anni l'organizzazione criminale più forte e strutturata di quella zona era la criminalità di importazione sarda, l'Anonima Sarda, i cui esponenti di maggior spicco risiedevano per lo più nel Pratese, zona di industrie tessili e in particolare in Calvana, come abbiamo prima visto, di campi paramilitari neofascisti e anche di covi dell'Anonima Sarda. Di questa criminalità sarda conosciamo i nomi degli esponenti di maggiore spicco, soggetti del calibro di un Mario Sala e di un Giovanni Farina. L'abbiamo visto nei nostri precedenti video e anche in questo, che è una tappa fondamentale, importante direi, del consolidamento dell'alleanza fra la cellula, la locale cellula Stay Behind e gli esponenti della locale criminalità organizzata sarda, fu l'episodio di Castelletti di Signa nel 1968 e in particolare la liquidazione di quel crimine, quale duplice delitto commesso per motivi di onore dal marito della vittima femminile, che si riuscì a fare grazie all'intervento degli uomini Stay Behind dell'amico Emma Tassin, che fra pezzi da 90 della locale criminalità organizzata sarda e il quartier generale operativo del numero territoriale di guerra non ortodossa toscana, cioè il centro di controspionaggio SID poi sismi di Firenze, ci fosse un solido legame di alleanza, ce lo dice un testimone di eccezione. Ce lo dice proprio lui, il ventennale capo di questo centro di controspionaggio, il colonnello Federico Mannucci Benincasa in persona, che avrebbe potuto dirci davvero tante cose sulla stagione stragistica che ha insanguinato la recente storia del nostro paese, inclusa la strage del mostro di Firenze, ma che ha preferito andarsene portandosi nella tomba questi evidentemente inconfessabili segreti. Interrogato dai carabinieri del ROS poco più di 20 anni fa, all'inizio degli anni 2000, nell'ambito del penultimo, credo, filone di indagine sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia, circa la sua appartenenza al servizio segreto occulto, chiamato in alcune carte degli anni 70, inizio 80, noto servizio o anello, l'anello della Repubblica, cui sono attribuite diverse operazioni covert di quel periodo, che potremmo definire operazioni sporche. Dal caso dell'esfiltrazione del colonnello Kappler fatto fuggire dall'ospedale militare del Celio, al caso Mostro, l'omicidio del direttore del periodico Osservatorio Politico, OP, Mino Pecorelli, alle interferenze sul caso del rapimento dell'assessore Campano, scusate, Ciro Cirillo, ad opera dell'EBR, o almeno circa la sua conoscenza del presunto capo di questo servizio segreto parallelo e clandestino, l'ex aviere repubblichino Adalberto Titta, il colonnello Federico Mannucci Benincasa disse di averlo in effetti conosciuto il Titta nel 1980, quando il Titta, attraverso il vice capo del SISMI generale May, lo contattò affinché gli risolvesse certi seri problemi che il Titta stava avendo con delinquenti sardi nella sua proprietà, sita in zona di confine tra la Val d'Elsa e la Val di Pesa. Ci lavorava anche un mele in questa tenuta del Titta. Favore che Federico Mannucci Benincasa non ebbe problemi a rendere al Titta, senza troppi clamori o denunce, alle competenti autorità di pubblica sicurezza. Titta che però di lì a nemmeno un anno morirà prematuramente, dopo un pranzo proprio con Federico Mannucci Benincasa. L'episodio del favore reso a Titta mostra piuttosto chiaramente che il colonnello Federico Mannucci Benincasa aveva significativo potere di influenza su certi ambienti di criminalità sarda, certamente di livello più elevato rispetto a quello dei soggetti marginali del clan Vincimele. Chiaro che il ventennale capo del centro di controspionaggio del servizio segreto militare di Firenze era un livello di vertice della locale cellula Stay Behind, nucleo di guerra non ortodossa. Questo è dimostrato dalla storia di quegli anni e da una notevole mole di atti giudiziari, anche su episodi stragistici della massima gravità. E io rimando sempre, per avere una overview delle numerose indagini che videro coinvolto il colonnello Federico Mannucci Benincasa, alla lettura della sentenza ordinanza Italicus bis del 1994. Ma il colonnello Federico Mannucci Benincasa, per quanto figura di importanza strategica nelle strategie e nelle operazioni di guerra psicologica e non ortodossa che si condussero sul suolo italiano tra il 69 e il 1985, non era a livello di vertice più alto di questa struttura. Doveva comunque rispondere a qualcuno sopra di lui,
anche nella gerarchia parallela del nucleo di guerra non ortodossa toscano. Non dobbiamo infatti dimenticare che i nuclei di guerra non ortodossa a vocazione militare, cioè concretamente operativi, nel quadro di strategie belliche di guerra non ortodossa, erano sempre insediati nelle vicinanze di importanti strutture militari USA-NATO, godenti del principio della extraterritorialità. Roberto Cavallaro disse al giudice istruttore Tamburino, che lo interrogava a Padova, nell'ambito dell'indagine sulla Rosa dei Venti nel 1974, che i capi italiani delle cellule territoriali di guerra psicologica non ortodossa, lui li definì quadri intermedi, riportavano a livello superiore, conoscendo di questo livello superiore al più una o due persone in virtù delle regole di compartimentazione. Livello superiore di norma posto al di fuori d'Italia, è il territorio dove sorgono le grandi basi USA-NATO italiane, non è territorio italiano, in forza delle ancora oggi vigenti regole di extraterritorialità. Sappiamo, e qui rimando agli importanti studi di autori quali Daniele Ganzer, Stefania Limiti, Giuseppe De Lutis, Sergio Flamigni, ma anche l'ottimo professor Aldo Giannulli, che è stato consulente del giudice Salvini nella seconda indagine su Piazza Fontana, che una rete di agenti cosiddetti atlantici, che facevano capo ai servizi segreti leader del blocco occidentale, CIA statunitense e Intelligence Service britannico, si appoggiavano alle locali basi militari USA-NATO, extraterritoriali, furono dislocati nelle aree europee dove si era deciso, all'acme della guerra fredda, cioè a cavallo tra gli anni 50 e 60, che si sarebbero attuate strategie di guerra non convenzionale finalizzate alla stabilizzazione del fronte interno del blocco occidentale. Agenti che avevano il compito di dirigere e coordinare le attività dei nuclei di guerra non convenzionale e che si sarebbero creati e di tenere il collegamento fra queste cellule territoriali e i centri di comando sovranazionali, come la sedicente agenzia di stampa Agint Express in Lisbona e ovviamente i centri di comando strategico oltreoceano. Quando parliamo del livello di vertice massimo di un nucleo territoriale di guerra non ortodossa, parliamo pertanto di più soggetti che si configuravano secondo uno schema che possiamo descrivere, per dare un'idea, come una piramide in posizione naturale, quindi base a terra e vertice corrispondente al punto più alto della piramide. Vertice a cui si appoggiava e quindi stava sopra una piramide rovesciata, quindi una piramide in posizione è naturale, e dal vertice di questa in su invece una piramide rovesciata. Ok? Il vertice di quest'ultima era ovviamente il punto inferiore, mentre la base era il livello più alto, era una piramide rovesciata, appunto. Il vertice della piramide in posizione naturale era il vertice dell'unità territoriale di guerra non ortodossa, il quadro intermedio locale, volendo usare la terminologia utilizzata da Roberto Cavallaro, interrogato a Padova nel 1974 dal giudice istruttore Giovanni Tamburino. Mentre il vertice della piramide rovesciata, che toccava, cioè era in contatto con il quadro intermedio locale, corrispondeva agli agenti atlantici, che operavano nel paese del nucleo territoriale di guerra non ortodossa, facendo capo alle vicine basi militari extraterritoriali, in genere grandi basi americane. In questo schema, tanto più ci si spostano verso la base della piramide rovesciata sovrastante, la piramide in posizione naturale, tanto più ci si sposta verso la base della piramide rovesciata sovrastante la piramide in posizione naturale, cioè il locale nucleo di guerra non ortodossa, tanto più ci si avvicina ai centri di comando oltreoceano. Nel caso che qui ci occupa, il vertice della piramide in posizione naturale, cioè il quartier generale operativo della cellula toscana di guerra non ortodossa, era il comando del centro di controspionaggio del servizio di intelligence militare di Firenze. In sostanza, il colonnello Federico Mannucci Benincasa. Tutti i nomi dei militari e dei civili che abbiamo fatto sono nomi di soggetti della piramide posta in posizione naturale. Il vertice della piramide rovesciata
in contatto con il vertice della sottostante piramide in posizione normale, cioè con Federico Mannucci Benincasa, nel caso toscano, erano gli agenti atlantici che facevano capo alle vicine ore basi militari USA-NATO, nel caso che ci interessa, della cellula di guerra molto vasta toscana, alla base militare americana di Camp Darby. Dove dobbiamo cercare allora il mostro 1, cioè il vero mostro di Firenze? Lo dobbiamo cercare dove il depistaggio del 1982 ci dice di cercarlo. E come abbiamo più volte detto, il depistaggio del 1982 ci dice di cercarlo tra gli uomini di livello più alto nella struttura di guerra nord-rossa toscana, che però erano in zona, cioè che erano fisicamente presenti a Firenze e dintorni o comunque non distanti da quella zona negli anni del mostro. Quindi da Federico Mannucci Benincasa, incluso il vertice della piramide posta in posizione naturale, in su, cioè sul vertice della piramide rovesciata che stava sopra. E in su significa l'agente o gli agenti atlantici che gravitavano dalle parti di Camp Darby, gli agenti atlantici di riferimento del nucleo di guerra nord-ortodossa toscana. Il vertice della piramide rovesciata. È dentro questo livello superiore che nel prossimo video cercheremo il nostro mostro 1, il vero mostro di Firenze. Arrivederci.